Buongiorno, buongiornissimo tutti quanti. Mamma mia, mi sono svegliata con una voglia di giocare che non si spiega e con un sonno ancora più profondo. Questo è un grave problema e non posso svegliarmi così assonnata dalla vita. Anche se sono sveglia da delle ore, quindi non comprendo. Buongiorno cari, come stiamo? Tutto bene? Con qualche secondo di anticipo, secondo il timer, un paio di minuti di ritardo, secondo ovviamente l'orario locale. Che palle, non ce la farò mai ad arrivare perfettamente in orario, non ce la faccio. È più forte di me. C'ho una voglia di fare il mago che non si spiega. E manca meno di un mese ad Hogwarts Legacy. Meno di un mese. Che bello, raga, che bello. Manca sempre di meno Hogwarts Legacy e io non l'ho ancora comprata. Sono tutta maga oggi, sì. C'è la mia spazzola di Harry Potter là dietro. Che ci fa compagnia oggi. E il mio silente silenzioso là sopra, ma non lo potete vedere. Stavo pensando di fare una cacata quando esce. Per comprarlo all'ultimo. Sì. A prezzo pieno, però sì. Più che altro devo ancora decidere quale versione voglio. Se voglio la deluxe o se voglio quella base. Perché la deluxe aggiunge un paio di cose, del puff in più. Però effettivamente per 10 euro. Tanto che faccio 70, cosa mi cambia fare 80? Cioè, quello è il pensiero. Fosse stata una differenza di 30 euro, mi sarei fatta più domande. E quello è la fregatura, capì? Cioè, per 10 euro sono molto tentata. Allora, ce lo guardiamo al volo cosa aggiunge, se riesco. Perché effettivamente non è che mi ricordo. Oh no. Si è rubato il mouse. No, aspetta. I problemi. Allora. Perché non mi ricordo cos'è che aggiunge. Allora, differenza. Dov'è? Qua. Ogni volta fra tre schermi, regà, il mio mouse sparisce per sempre. Allora, differenze. Harry Potter. No, Harry Potter. Hogwarts. Legacy e Deluxe. Vediamo che cambia. Allora, contenuti della Deluxe Edition. Badabi badabà, cos'è che ci abbiamo in più? Allora, dice che la particolare edizione comprende 72 ore di accesso anticipato al gioco, quindi anziché partire il 10 si parte il 7, sempre che io effettivamente lo possa streamare a partire dal 7, ma questo devo verificarlo, oltre al pacchetto Dark Arts che concede di accedere a un guardaroba esclusivo con il cosmetic test set. Poi posso avere un Testral! Un Testral che mi... Io lo voglio il Testral, eh! Ma è invisibile o lo vedo? C'è un problema col Testral. Poi dice che dà accesso esclusivo alla Dark Arts Battle Arena, dove i giocatori possono mettere alla prova le abilità con le arti oscure contro ondate di nemici agguerriti. Allora, non è male per 10 euro in più. No, in realtà di me. Aspetta. No, 10 euro in più. Non è malissimo, se no non c'è anticipato. Sì, il problema è. Lo posso giocare in più. Allora, però aspetta. Non capisco i prezzi. Perché c'è, scusami. Ah no, allora aspetta. Ah, non c'è per. Scusa, non c'è per computer la Deluxe. Perché qua mi spunta scritto che la Standard Edition costa 60 euro. Per PC. Che non è male. Il problema è che poi non c'è scritto quanto mi costa la Deluxe per PC. C'è scritto quanto mi costa per Nintendo, per PlayStation 4, Xbox, PlayStation 5 e Xbox Series X. Ma non c'è scritto per il computer. Non c'è la Deluxe per il computer? Aspetta, Hogwarts Legacy Deluxe Edition PC. Mo' o cerco perché non ne posso credere. Allora. Qui c'è su Epic Game. Su Epic, vediamo che mi dice su Epic. Deluxe, 70 euro. No, ci sta, va bene, ce l'abbiamo. Ce l'abbiamo. Allora, non è male perché pensavo 80, invece sono 70. Non è male. C'ho anche il cappello a bustina delle arti oscure, è incredibile. Vivo nell'Hogwarts del 1800 e io non avevo capito niente. Bellissimo, bello, però il problema è. E se io compro la Deluxe, lo posso streamare il 7?
Allora, non è male, lo posso prendere a 70, ci sta a 70. Sto cercando di vedere se Deluxe Edition. Vedete, il 1800 lo va, bellissimo. E io sto cercando se lo posso streamare. Ma nessuno mi risponde. Sono un po' triste. Perché, insomma, l'accesso anticipato. Io ce l'ho. Se io la compro, il 7. Però io non so se. Io non so come funzionano queste cose. Lo posso poi streamare? Devo farmi dei viaggi incredibili. Devo proprio capire. Questo qua con la Deluxe comunque esce il 7. Che non è male. Potremmo anticipare. Che io me lo voglio sparare a bestia a Hogwarts Legacy. Non si spiega. Devo cercare meglio, sì. Però allora, in generale, i giochi in accesso anticipato tecnicamente si possono giocare. Considerando che il 7 sarebbe che giorno? Manco a farla apposta sarebbe martedì. È giusto, giusto quando io ho la mattina. Hogwarts Legacy sarà fatto le mattine. Questo sicuramente fisso. Cioè, mattine saranno di Hogwarts Legacy. Per questo ero così incasinata io la volta scorsa con altre robe. Quindi adesso devo capire. Teoricamente i giochi in accesso anticipato si possono fare. Mi devo informare se magari c'è fino a un tot che io posso giocare. Perché a volte succede. Che ti dice sì, lo puoi giocare, però fino a un certo punto, perché poi rilascio a tutti quanti e quel giorno lì. Devo capire, però comunque potenzialmente ragazzi ci compriamo la versione da 70 euro a quella deluxe, perché io il Testral lo voglio. Io il Testral lo voglio. Lo voglio proprio tanto, quindi sì. Allora, io direi adesso a questo punto di far attivare anche la live da tikiti tokiti boom boom. Noi ci spostiamo in gaming, eccoci qua, io ero già pronta a giocare, ragazzi, penso che sia abbastanza evidente. Ero pronta perché per una volta avevo tutto pronto sin dall'inizio ed è una cosa che nella vita non credo sia accaduta molto spesso. Allora, il problema è che siamo qui, con la telecamera rotta. Io spero che non mi spawni davanti qualcuno perché io divento pazza, urlo. Urlo. Io ve lo dico che urlo. Devo andare di qua? Sì. Sì, dovevo andare di qua. Dopo Tiger e Goyle la volta scorsa, spero di non dover litigare pure con. No, non era di qua dove andare. Spero di non dover litigare pure con Malfoy perché. Si è chiusa la porta davanti. Dicevo, perché odio. Cioè, odierei la vita. Ah, questa era la porta. Perdono. Potrebbe però spawnarmi Malfoy sulle chiappe davanti dopo. Io preferirei di no, ma lui sapete com'è fatto. Chi lo ferma Malfoy quando vuole fare le sue malfoiate? Allora, vediamo se posso. Posso ciularmi niente da qua? Che tristezza. Allora. Scourge! Scourge! Non esiste! Non esiste Scourge! Che caspita è Scourge? Ma questo è fintissimo, ma è attaccato al muro. Meraviglia. Sono disegnate queste librerie, mamma mia. Allora, a parte Scourge, ma dove dobbiamo andare? Malfoy che adesso le schiappe, esatto. Buongiorno Rosa, buongiorno Nico. Tutto bene, vi ringrazio. Voi tutto a posto? Io non ho capito. Con meno fatica. Lo devo mettere contro il muro? Poverino, non ce la fa. Sono contenta che state bene, ragazzi. Sono contenta. Però qua non saliamo. Quindi la domanda è come si. Ah, da qui. Va bene allora. Devo farmi dei giri incredibili con il blocchetto qua, ma lo facciamo. Eri un po' di palestra però, hai ragione Kenobi. Ciappa lo sto robo. Non è in grado di tirare, può soltanto spingere. Spinga! Oh no. Oh no, ho fatto casino. Allora aspetta, Bro, aggiappalo, tiratelo. Ma guarda come tutto così. Si muove sempre tutto male. La smetti, Harry, ti prego. Harry. Allora. Dobbiamo già iniziare male? Io volevo saperlo prima di iniziare la live, così non la iniziavo, cambiavo gioco, cioè, non so. Ragazzi, voi non sapete quanto io abbia voglia di iniziare con. Cioè, di iniziare a giocare il terzo titolo perché è veramente il mio preferito. Lascia andare. Sali, Harry. Sali, Harry. Scourge! 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 È il rimovimento del cammello, si muove stranissimo.
È vero che Nobby è vero. Qui è chiaramente cliccabile, ma chiaramente non me lo clicca. C'è un problema. Mamma. Mamma. Non mi clicca. Mamma non me lo clicca. Beh, allora succa. Me ne vado? Posso cambiare la visual? Sì, però non me la fa avere. Perché, mio Dio, la telecamera in questo gioco però non funziona. Scurge! Scurge! Ce la posso fare. Scurge mi fa veramente schifo con me. Scurge! Scurge! Ah, così si girava la tele. Ah. È stato illuminante, devo dire. Meraviglioso. Meraviglioso. Scurge! Allora andiamo. Scusate. È così inutile questo incantesimo che. Mamma mia. Allora andiamo via, per favore. Così oggi veloci, veloci, diretti verso il domani. Boom, boom. Su, che c'è il buio qua però. Ho sbagliato. Ho sbagliato l'incantesimo. Dammi un attimo qua. Qua. Lumos. Non è mica questa l'entrata. No, mica si vede lontano 6 anni. 6 chilometri. 6 millenni. Allora, vediamo dove dobbiamo andare. Dobbiamo tornare a casa, no? Abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Dovevamo tornare da... Perché abbiamo preso il diffindissimo. Era quello che abbiamo preso. Ehi, tu! Che cosa? Non lo so, entra! Però non vale così, perdonami. Non sapevo neanche che stanza fossi. Non, cioè, mi era spuntato scritto che io ero... in biblioteca. Cioè, nell'anticamera della biblioteca. Perché non sapevo dove ero. Terribile, terribile. Non possiamo andare, non possiamo iniziare così, eh? Allora, lì c'è un diffindissimo. Defendas. Ah, oh, ma come? Io ero in pausa, scusi. Difendo. Difendo. Non posso salire, ma posso aprire. No, l'ho già aperto, triste. Allora, vorrei salire e andarmene. Devo andare a casa, vero? Aspetta, non mi ricordo niente. Ah, sì. Storia di Hogwarts e Hermione. Mio Dio, la telecamera. Ok. Vi prometto che il terzo capitolo avrà la telecamera più gestibile. Me lo prometto, non velo, me lo. Ma perché ci sono i fantasmissimi? Che vogliono da me? Ma io non posso avere assimila così piglio le cose al volo. Come al solito, Harry non prende le cose allungando le mani. Va bene, andiamo via. Vi prego, scale, non abbiatecela con me. Voglio soltanto arrivare sopra. Andiamo. E da... No, lasciami. La porta è una zona invariabile per i prefetti. Cioè, io veramente la zona con i prefetti è quella che odio di più. Ogni volta abbiamo dei problemi gravissimi e perdo sempre un botto di punti quando ci sono i prefetti in giro. E il problema è che ci sono anche mo, i profetti. I perfetti ci sono in giro qua. Allora, posso... Te spero. Eh? Bro, dall'altra parte. Di qua, bro? Devo essermelo immaginato. No, Gish, non te lo sei immaginato, tranquillo. È solo la verità. La verdad. Era il mio amore quello che hai visto passare. Scusate, io questo doppiatore... Devo immaginato. Sì, Colibri. Sì, sì. Colibri, vai via. Levati di qui, Colibri. Ok. Harry! Che strano che sono qui. Hogwarts, ma non è stato facile. I Serpeverde mi hanno teso una... Buongiorno, mia Angie. Perbacco! Perbacco! Posso dare un'occhiata al libro? Miseriaccia, Harry. Tieni. Tieni. Ecco qui, vi leggerò il pezzo. Hogwarts fu fondata oltre 1000 anni fa da 2 maghi e dalle 2 streghe più famosi dell'epoca. Godric Grifondoro. Godric! Tasso Rosso, Priscilla Corvonero e Salazar Serpeverde. Per alcuni anni quattro Godric lavorarono insieme in armonia. No, Godric no, regà, Godric no. Portandoli al castello. Un giorno però fra Serpeverde e gli altri cominciò a crearsi un attrito. Godric no. Serpeverde era convinto che il sapere magico dovesse essere custodito dalle famiglie di maghi e non avrebbe voluto Godric è polacco. Di gente sì, comune. Chiaramente. Alla fine, dopo un'accesa lite sull'argomento, Serpeverde lasciò la scuola. Sì, però che caspita, Godric. Costruì una camera segreta di cui gli altri fondatori ignoravano l'esistenza. Stando alla leggenda, Serpeverde sigillò la camera dei segreti affinché nessuno potesse sapere. Sì, però sbrigati, Mione. Fosse giunto il suo vero erede. Solo lui sarebbe stato in grado di aprire la camera, sprigionare gli... Erano ubriachi i doppiatori, chiaramente, Nico, avevano problemi gravissimi. Fra Wesley. Accidenti. Alloc. Sapevo che Salazar Serpeverde Godric. Era un vecchio pazzo furioso, ma non credevo che avrebbe... A sto punto Potter e Malfoy. Sangue e mezzo sangue. Ho la stessa... Granger invece di Granger. Nel libro si riferiscono a un mostro che solo l'erede di Serpeverde è in grado di controllare. Terribile.
Ci arriva, secondo me ci arriva subito che è un serpente. Il genere di mostro capace di pietrificare un fantasma. Tutto questo parlare di mostri. Ok, non lo sa ancora, meno male. Vado a dormire. Vai a dormire, che ti dai brividi, però ti viene sonno, dovresti aver paura, bro. E invece no, lui è tranqui, va bene. Finiamo la giornata, andiamo avanti. Le giornate sono molto più veloci comunque questo gioco qua, Cioè facciamo 2 missioncine e torniamo a casa. Non era come nell'uno, dovevamo 40 missioni e poi forse alla fine, se avevi pregato bene i pianeti, gli dèi, potevi tornare a casa, scusate. No, stavolta no, puoi tornare dopo un paio di cosine. Vai, fai una lezione e torni a casa. Anch'io vorrei andare a dormire dopo una lezione, basta. Anzi, avrei voluto andare a dormire dopo una lezione, basta. Ciao! Non credo sia tu l'erede di Serpe Verde, Harry, a differenza di altra gente. Ma tu che ne sai? Ma nessuno... Ma l'abbiamo letto questa notte mentre dormivano tutti! Ma lui cosa ne sa? La gente che ne sa, la scuola cosa ne sa? Buongiorno, Ron. Perché? La prima lezione è trasfigurazione, vero? Io boh... Simo, ciao! Sì. Sono contenta che hai ritrovato il telefono. Sto bene, ti ringrazio. Tu come stai? Tutto a posto? Allora, i problemi con questo gioco non tardano ad arrivare. Il telescopio. Ah, quello caduto da qualche parte sopra i tetti. Non l'avevamo trovato più. Sì, però non devi ansimare. Ginny, parlami, Ginny. Ginny. Non scappare, Ginny. Ginny. Ah, adesso non mi parli. Guardala, guardala che mi ignora. Ginny. Vaffanculo, Ginny. Allora, me ne vo. Dobbiamo andare a Trasfigurazio. Chissà che razza di incantesimo estremamente utile troveremo adesso. Terrificata da quest'idea. Ho lo sciopero. E quindi è casina? Ma alla fine dov'era il telefono? Che ci fanno i Corvo Nero qui? Chissà che ci facevano i corvini. I corvini corvenierissimi qua. I corvecci. Sotto il letto, come? Ma come si può? Vabbè, l'importante è che tu non abbia trovato il telefono cercandolo con la torcia del telefono, perché quella è una cosa che faccio io di solito. Allora, dai che voglio andare a Trasfigurazio. Facciamo quello che è stata fa e non ne pensiamo più. Ma ancora pozioni non l'abbiamo fatta, è un'impressione mia. Non l'abbiamo fatta ancora pozioni. Niente pozioni? Secondo anno non si fa? A me va bene, eh? No, questi incantesimi. Primo piano, non secondo. Eccolo qua, Trasfigurazio. Potter, non è successo niente di interessante la notte scorsa. Te pio a ceffoni, ecco che è successo durante la notte scorsa. Sotto il cuscino per dormire mi è caduto e non me ne sono accorto. Sì, ma però non metterlo sotto il cuscino il telefono, eh. Non fa bene. Lascialo sul comodino. Se non hai il comodino, lascialo sulla prima superficie possibile, che non deve essere il letto però. Michele, ciao, certo che mi ricordo. Come stai, tutto bene? Buongiorno. Ragazzi, mille oggi K, mille K. L'incantesimo di trasfigurazione. Mille... un K, ci arriviamo. Avi Force. Avi Force. Vi permetterà di trasformare piccoli oggetti, come le parti di questa statua, in uccelli. Ecco come si lancia. Perché? Avi Force. Perché? Ma ho creato un condor. Perché il condor? Tutto a posto, ora tutto a posto anch'io, ti ringrazio, si è Michele. Un cunicolo, figurati, al Simo. Al di là del quale si trova la sfida. Ciao, Simone. Force. Potter, fatti avanti, per favore. Buongiorno, Simone. Come andate, ragazzi? Come state? Un certo, K, ci siamo arrivati. Arriviamo anche a 5? Il libro dell'incantesimo Aviforce si trova dall'altra parte di questo cunicolo. Ciao, Miki. E l'incantesimo sarà tuo. Poi dovrai tornare qui in aula. Allora. Sì, professoressa. Cali, c'è un problema. Adesso vai. Alla minorenne piacciono gli uccelli. Alla Minervona. Avevo chiesto alla minorenne. Infatti dicevo, ma che dici, Cali? Alla Minerva piacciono gli uccelli. Sto bene anch'io, ragazzi. Vi ringrazio tanto. Sto bene. Allora, abbiamo solo un grave problema. Cioè, perché dovrebbe esistere un incantesimo che trasforma i piccoli oggetti, che comunque è un pitosforo grande quanto una pigna sicula, in uccelli? In condor giganti che poi si ritrasformano in quello che erano prima? Perché? Perché il 2 è pieno di incantesimi che non esistono? Allora, è tutto problematico. Salta, perfetto. Dov'è Avi Force? Dove lo prendo Avi Force? Qua sotto? Hello? It's me?
Posso girare di qui? C'è roba di qua? Babam badabam? No. Qua c'è una cosa incredibile che però non posso... Ok, qua ci devono andare poi gli uccelli. Sì. Allora, aspetta, devo capire che cosa dobbiamo fare. Perché io sto esplorando un pochino qua sotto, perché ho visto che ci sono già delle cose da... Ah! Scourge! Sole, grazie mille per il follow. Scourge! No, lasciami. Ho sbagliato, c'ho di Findo in mano. Aiuto. Scourge! Aia, tua mamma. Miki, grazie per il follow. Scourge! Porca vacca. Scourge! Allora, sei stronzo, Harry. Harry, non me lo miri, quindi o lo fai tu o lo fai tu. Allora, devi scourgiare lo scourgiabile. Scourge! Ma allora sei stronzo. Allora, scourge! Devi farlo qui. Buon Gesù. Ma buon santo cielo, Dio. Allora, scourge. Regà, scourge si è rotto. Allora, fatemi prendere un secondo. Qua è Lumos, perché mio Dios. Sono senza Urca vacca, sono senza. Allora, regà, con calma. Con calma. Aia, ma io ero in quella situazione accesa. Scourge. Oh, è che c'è voluto. 4K, ragazzi, siete incredibili. Attenzione ai polli qui, però, eh. Attenzione. Più che altro fate delle pause di tanto in tanto, perché sappiate che sapete come sono fatta. Ve ne chiedo un po', poi ve ne chiedo degli altri, quindi fate attenzione. Allora, c'è... Non c'è una beata favolissima. Andiamo di qua. Credo di dover andare da lui. Perché lui, se io lo illumino di Manson, non è successo niente. Benissimo. È una volta qui a che mi serve? Siamo 5K, non ancora. Non ancora 5K, ragazzi. Ora sì, ora sì, mi si è caricato. Grazie mille, ragazzi, grazie mille. Arriviamo anche a 10? Io chiedo, se voi non ci avete voglia, non vi preoccupate. Mi accontento dei 5, però grazie mille, ragazzi. Scusate, c'è qualche problema. Mi raccomando i pollici, ragazzi. Pumpkin Zucca, grazie mille per il follow. Allora, non ho capito, perché... Allora, ci sono delle situazioni di lì. Ma io di lì non ci posso salire più. Ai. Lollo, grazie mille per il follow. Ah, ma qui c'è un altro scourge. Scourge! Urge, scourge. Aiuto. Scourge! No! Che palle questi cosi. Non posso leggere il tuo nome perché sono due simboli che il mio telefono non riconosce. Grazie anche a te per il follow. Nessuno, certo che compro Hogwarts Legacy. Assolutamente sì. Posso fare scourge tantissimo. No, non mi è partito niente. Sono pure rimasta evidentemente senza niente. Scourge! Oh, bravissimo. Meraviglia, meraviglia. Ho liberato zone, quindi andiamo. Se per favore. Allora, Harry. No. Allora, non è di qua, sarà qui? Sì. Io devo prenderlo pure il deluxe, però preordinarlo non c'è motivo. Allora, signora, se lei si leva... Ok, grazie, è stato un piacere. Devo andare di qua. Ma, allora, nelle camere dei segreti essere in un luogo del genere è brutto. È molto brutto. Da dove giochi? Ragazzi, da in che senso? Da che console o io da quale locazione geografica? Grey, grazie mille per il follow. O Grey, non so come si legge. Non so come si legge, non so brava col lettore delle robe. Allora, scusate, non ho capito. C'è una situazione che devo trovare? Il lumino di Manson? Lumos! Ragazzi, siamo da computer. Siamo da computer. Questo gioco non c'è per Xbox e non c'è neanche per... cioè, se è stato per PlayStation, questo gioco qua per computer c'era anche, però io lo sto facendo con l'emulatore. Perché non ho la PlayStation 2, ma ho il gioco. 10K, ma che neanche il tempo, raga! Scusate, ma dove devo andare? Lumos! Io sono confusos. Sì, sto giocando ad un emulatore, ragazzi. Il gioco ce l'ho fisico, ma non ho la PlayStation. Scusate? C'è qualcosa che non mi funziona. Ci siamo, 10K. Simo, se vuoi possiamo arrivare a 15. Scusate, c'è un problema. Dove devo andare? Non c'è niente qua, ragazzi.
Vai, Mickey, divertiti con GTA 5. Allora, io non credo che ci sia un passaggio. Non lo so. Ma è qui! Ma io cieca 30 volte, ma possibile? Dai, scurgialo. No! Lumos! Sono illuminata di Manson, via. Ma mi sento che abbatta. Mi sento presa in giro. Lumos! Ce n'è un altro qui. Allora. Eh sì, raga, non l'avevo vista la porta, scusa. Ah, ok. Devi salire. Allora, Harry, conosci la storia di God of War? Ho giochicchiato un po' i primi due e basta, quindi no. Allora, perché mi sembra un'arena? Non la voglio l'arena. Qui cosa c'è? Niente. Ci vado. Perché magari c'era un segreto. E invece non c'era nessun tipo di segreto. Allora, chiaramente dobbiamo arrivare lì. Per arrivare lì, da che parte devo andare? Di qua si salta, di là si salta. Ah, dovevo proprio fare tutto il giro? Ah, allora era giusto di qua. Scusate, sono cretina. Allora, vai, salta, acchiappati, meraviglia. Corri, salta, acchiappati. Almeno ha smesso di fare versi terribili. Vai, Harry, ho sbagliato, Harry. E niente. Non è un record, Simo. È un record per Harry Potter, però. È un record per Harry Potter, questo sì. Grazie mille a tutti. Ragazzi, il gioco è per la PS2, però c'è anche per... che palle. Per PlayStation 1 e per PlayStation... e per computer, però sono diversi da questo. Questo qua è solo per PS2 e lo stiamo giocando dal computer con emulatore. Il fisico, insisto a dirlo sempre, ce l'ho. Dietro di me in questo momento, ma è complicato da acchiappare, ma dopo ve lo faccio vedere. Harry, ti prego. Allora, ci appicciamo al muro, Harry. Bravissimo, swipa. Attento! Harry! Sali, Harry! Harry, sali! Sali, Harry! Ok, vai. Swipa. No, Fiorello, questi giochi sono degli anni 2000, dei primi anni 2000. Non li puoi giocare sulla PlayStation 5. Non c'è retro gaming. C'è retrocompatibilità. Oh. 15k già arrivati? No, siamo a 11. Oh. Siamo a 11. Allora, io lì non so se... No! Stavolta no, sta bonu. Allora, sono meravigliosi, complicati in maniera inutile, però meravigliosi questi giochi qua. No, non mi toccare. Attaccati al muro, swipa. Sono veramente complicati, tra l'altro, ragazzi. E secondo me i primi tre giochi della serie, questo consistero per sempre, sono i migliori attualmente usciti. Escluso ovviamente Hogwarts Legacy, che ancora non è uscito, non lo giudico ancora, però... Ragazzi, siamo... che palle va questo che è uscito? Ragazzi, non... siamo a 12.2. Ricordatevi che se per caso utilizzate il... un clicker, un autoclicker, non arrivano i like, perché non sempre li attiva. Attento, bro, devi pigliare sto coso. Piglialo! No, ti farei pigliare tu. Piglia lui. Allora. C'hai ragione, Fiorello, c'hai ragione. I giochi di un tempo erano diversi, erano proprio fatti diversamente. Sì, sì. Avi forse, che io ancora non ho capito a che mi serve. Allora, lo mettiamo qua perché ci serve l'humus. Ma siamo senza vita, questo è un problema. Dun. Allora, dobbiamo cercare di non farci ammazzare tantissimo. Allora, Avi force. Vattenest. Che fa lui? Ah, ti piazzi lì? Bravissimo. Eh sì, ragazzi, quando vedete più like di quelli che vi dico io, dovete guardare, dovete aggiornare la pagina, perché sicuramente non sono corretti. Perché io ce li ho corretti sicuro. Avi forse l'ho rifatto. Non ti lanciare! Ma sei pazzo? Allora, dove è andato quell'altro? Lì. Posso... Dove devo andare? Di qui. Ok. Buona giornata, Fiorello. Grazie mille per essere passato. State buoni. Ho un HP tipo. L'autoclick è più normale che ci sia, il mio pollice. Comprensibile, comprensibile, ci sta. Ci sta, ci sta. Quell'uccello blu con dei problemi gravissimi. Decisamente sì, Cali, decisamente sì. Posso avere qualcosa per guarirmi, per favore? Perché non ce la sto facendo. Oh sì, ti prego. Devo stordirla. Magnatela, magnatela. Oh, vita. Buona giornata comunque, Fiorello, buona giornata. Allora, di qua? Scivoli di nuovo, ancora come? Allora, dobbiamo andare lì. Ehi! A posto. Avi force. No.
Ma lancia... Ti prego, Harry. Harry. Ok. Reina, grazie mille per il follow. Non sono 13, Michele, sono 12.8. Io non so perché sto andando lì, però io ci sto andando. Se si può andare, io ci vado. Swipeando verso il domani, dai, ci siamo. No, accendi la lampadina. Sto gioco è meraviglioso, ragazzi. Mi sa che alla fine qua si fa, Vabbè, ci lanciamo verso il domani. Lanciati, non morire. Non è morto perché si è buggato strano, meraviglia. Anch'io Droxine. Anch'io lo adoro questo gioco, è meraviglioso. Salto di qua, pigliati. Adesso sono 13k, ragazzi, adesso sì. I 15 sono dietro l'angolo. Però devo andare di là, sì, stavolta sì. Stavolta c'ha senso che ci vada. Però c'è lui. Cadi di sotto. Mamma mia, cosa non si fa per schivarli. Luca, grazie mille per il follow. Vincenzo, grazie mille per il follow. Il capo, anche tu, grazie mille. No, Droxa, sono anche su Twitch in questo momento. Sono online su entrambi. Il nome di Twitch è questo che vedete qua sotto, Just Fake con l'underscore alla fine. Ce la faccia? Mamma mia, che vicinanza. E dai! Vabbè, ho uccellato l'uccello. Dani, grazie mille per il follow. Che scatti, che mezzo frame all'ora. Che succede? Harry. Oh no, Harry. Allora, siccome io conosco questo gioco, io salvo, perché quando fa così di solito mi crasha. E io non voglio. Che succede? Metal Zarco, grazie mille per il follow. Un trionfo di fega di cipolle e una bistecca scolpita a forma di trota per lei. Prego, si accomodi, si metta a suo agio, si ordini qualcosa da mangiare, che a bere ci penso io. Siamo a 15k? Meraviglia, meraviglia. Droxa, grazie mille per il follow. Meraviglia, ragazzi, vogliamo arrivare anche a 20? Io ci provo sempre, lo sapete, ragazzi. 20, ecco, Simo lo proponeva anche di sua. Quindi vai con i 20, ragazzi. Grazie mille a tutti quanti. Siamo 56, siamo un botto. Meraviglioso, in 56 ce la possiamo far facile, Dai, ragazzi, dai. Attenzione a questo qua che mo ci arriva su per la faccia. Swipe, basta, staccati. Perfetto, levati, salta di lì. Ciao Metal. Sauron, grazie mille per il follow. Allora, che devo fare? Se dovrebbe essere aperta una zona. Barabere, grazie per il follow. Allora, ma che è lo stesso che si è sposta? Ma infame. Ma dai, ma ce ne sono due lì, scusa. Mamma, non ho capito. Bro, ce l'hai davanti, ce l'hai. Allora, dov'è che si pioggia lui? Ma scusami. Devo mica fare sempre lo stesso finché non va nel punto giusto? Che palle. Allora, aspetta, torno di là. Non la sto capendo questa cosa. Angie, è Harry Potter e la Camera dei Segreti per PlayStation 2. È degli anni 2000, dei primissimi anni 2000. Comunque, come va, Drox? Tutto a posto? 17k, ragazzi, siamo vicinissimi ai 20. Siete incredibili, ma stiamo andando velocissimi stamattina. Velocissimi, incredibili, ragazzi. Staccati. Aia, dove è andato stavolta? Dove va stavolta? Che devo capire cosa fa. Regà, ma mi prende in giro, ma scusami. Gol, Harry Potter alla Camera dei Segreti, chiaramente. Scusate, non sto capendo. Non sto capendo. Allora, tu chiaramente non ne vuoi sapere. Ti prego, prendilo. Allora, chiaramente lui non ne vuole sapere, perché adesso si va a rimettere lì. Che senso ha questa cosa? Cosa stiamo risolvendo? Harry Potter il film. Sì, ci sono anche dei videogiochi e anche dei libri. Rosario, lo stiamo giocando con emulatore, ma io ce l'ho fisico. Ce l'ho proprio fisico.
Siamo arrivati a 20k, ma regà, ma siete meravigliosi. Siamo 84, madò, madò. Incredibile. Staccati da qua. Ti prego, potete andare in luoghi giusti? No, regà, non sto capendo, vi giuro che non sto capendo. Sì, sì, ce l'ho da fisico io. Francesco, no, è la camera dei segreti questo qua. È la camera dei segreti. Emulatore PS2. Perché il gioco mio... Allora, ragazzi, ci sono tre versioni di questo gioco qua. Uno è per PS1, uno è per PS2 e l'altro è per PC. Sono tutti diversi. Io sto giocando la versione per PlayStation 2. Allora, l'ho visto che siamo arrivati a 20k, ragazzi, siete incredibili. Sì, ma io quanto devo andare avanti e indietro per riuscire a fare sta cosa? Allora, si erano proposti... Michele aveva proposto i 30k. La volete così? Da 20 a 30? Senza passare dal via? No, allora, se se ne va di nuovo lì mi incazzo, scusami. Non ho capito allora, non ho capito. Mi sta sfuggendo qualcosa, scusatemi. Sua salvezza, cosa? Se trovo l'emulatore per il PC riesco a giocare anche io. A giocarci sì, volendo sì. Se trovi l'emulatore certo, ci puoi giocare. Grazie Simo. Sì, però raga, abbiamo un problema perché io non sto capendo. Se giochi mi ha fatto bestemmiare peggio del primo Harry Potter su PlayStation 2. Io sono quasi morta. Perché lo devo colpire? Faceva sempre da solo, perché lo devo colpire? Proviamo, però mi sembra strano. Allora, comunque ragazzi, sto per morire perché non ho vita e c'è poco da fare. Ragazzi, mi raccomando, se guardate online, non ditemi le soluzioni delle cose, eh? Allora, Metal, questo gioco è, ha oggettivamente dei gravi problemi, nel senso che è molto bello, cioè il primo, il secondo un po' meno, perché la trama non c'è. In questo gioco, regà, vi giuro, la trama originale non esiste, tutto sbagliato, tutto fatto brutto, tutto non lo so. Michele, grazie per il follow, ce la facciamo ripetere la zona, visto che sono schiattata fortissimo? Siamo senza vita e senza vite, cioè non c'era dove trovarle, questo è un problema. È inutilmente difficile, devo dire, Metal. È inutilmente difficile. Allora, siamo arrivati che... Devo rifare tutto, meraviglia, meraviglia. No, aspetta. Mi dice torna in classe, Avi, forse ce l'ho. Ok, soltanto questa parte devo fare. Ti prego, la visuale. Allora, io provo così. Però, ragazzi, mi raccomando, non datemi soluzioni se le avete cercate online. Che quello si chiama... non mi ricordo come si chiama, ma io non voglio averlo. Aspetta. Non lo posso... Non me lo locca, ragazzi, no. Non è la soluzione. Bivio, questo qui è Harry Potter e la Camera dei Segreti. Michele, se tu mi togli il follow, però... Sì, però non è possibile così. Allora, sto mancando qualcosa. Andrea, grazie per il follow. Allora, questi schifi hanno rotto le palle. Allora, vedi, una cosa che mi sta disturbando veramente tanto sono sti fantasmi. Nell'uno li potevo uccidere, perché qui no? Alberto, grazie per il follow. Allora, ragazzi, ci sta sfuggendo qualche cosa, perché c'è qualcosa non sta funzionando come dovrebbe. Flippendo sulle grate. Su quali grate? Su queste grate? Su quelle che devono cadere di grate? Perché non è che ho molte alternative. Perché loro è inutile che li faccio tornare sani, se veri, veri uccelli, perché non funziona. Maria! Sì, è abbastanza... abbastanza una sbatta. Cioè, nel senso, un po'... è bello tosto, è bello tosto. Questo gioco è proprio sbagliato, cioè nel senso, non è sbagliato, è sbagliato, però non in senso negativo, a parte per alcune cose. Ma va a cagare! Ma allora, ma io come ci dovevo arrivare a questa cosa, disgraziati? Grazie Metal. Lui ci arriva, adesso va nel punto giusto lui? No,
Sì, però non era intuibile. Non era intuibile. Allora, diciamo che l'hanno fatto difficile senza motivo. Non mettono like di qualcosa, cosa? Ragazzi, andiamo per step più bassi. Invece di fare 30k, facciamo 25. Dai, che è lì vicino. È lì vicino. Mi sono ricordato adesso. Devo... Scusatemi. E Sofì, grazie per il follow. Fa freddo, regà, un freddo boia. No. Dark Danny, grazie mille per il follow. Vado di là, faccio cadere anche quello. Tanto lui sta andando di nuovo in un punto antipatico. E ti pare che non lo so. Lo so che tanto non vanno dove dovrebbero. Ora questo arriva per farmi cadere. Anonimo, grazie per il follow. Scendo prima io che mi faccio cadere lui. Yeah. Schivare dando il tutto per tutto. Scusate, mi ero dimenticato di rimettere a posto il microfono. Allora, andiamo avanti. Steccati. Perfetto. Flipendami l'anima. Ok. Cosa? No, che palle. Io vi giuro, non c'è molto che io odi nel mondo. Ma sto Expelliarmus non sopporto proprio. No, mi dite pure che era difficile. No, ragazzi, vi prego. Non vedo. Dove va? Che fai? Perché? Scusate, dove devo andare? Mi fate... Allora... No, regà, non ditemi che avete bestemmiato l'anima qua. Dark Danny, sì, sono anche su Twitch in questo momento. Il nome è Just Fake con l'underscore, come vedi scritto sotto di me. Bro? Perché non me lo mira, non posso fare niente. Ah, ora sì. No! Stiamo partendo molto male. Lanciami! Tiè, allora, piani. Tutti dicono che è una situazione terribile, quindi io sono pronta alle ansie. Beh, tieni. Si agita tutto lui. Mattia, grazie per il follow. Marco, grazie per il follow. No, grazie per la condivisione. Ho sbagliato a cliccare, scusatemi, sono esosa. Porca sottana. Girl power, grazie mille per il follow. Un trioffo di fegate cipolle e una bistecca scolpita a forma di trota per lei, signorina. Prego. Sì, l'Expelliarmus è una partita a tennis e questa cosa la odio. Lagnamelo. Beh! Ok. Per fortuna lui non è come Tiger e Goyle, che erano potentissimi, che mamma mia, mio Dio, me la rispondevano indietro 30 volte. Ehi! Tiere, Expelliarmus. Piano, che io ho poca vita. Ciao, girl, ciao. Prego, accomodati, ordinati pure qualcosa da mangiare se hai voglia, che poi a bere ci penso io. Però adesso no, perché c'è la combattimenta. Allora, Butta giù. Sbagliato. Beh, di lato, ma l'ho rimbalzato lo stesso. No, mannaggia. Ehi, piglialo. Tiè. Non ti preoccupare, Simo, non ti preoccupare. Ehi, ok. No, te la rilancio anch'io, disgraziato. Tiè, sono più brava io di te a tennis. Dai. Ci siamo. Lagnamela. Ehi, tanto la prendo lo stesso. Way, a posto. Way. Ma non era difficile? Non era difficile? Comunque ti stavo dicendo, Girl Power, benvenuta, prego accomodati, ordinati pure qualcosa da mangiare, chi a bere ci penso io, scusatemi. La mia frase di routine. Ah, santo il gelo, santo. Allora, ce l'abbiamo fatta così, prima botta, ma abbiamo troppa poca vita, questo è un problema. Dove aver battuto Tiger e Goyle, sono pro, Cali. Ne ho battuti due, uno in fila l'altro, i bastardi. Allora, mettiamo qua, Avi, forzalo. Lui va giusto, ok, vadi. Ma quindi gli altri due erano inutili? Erano solo per farmi passare gli altri due. E io pirla che pensavo, che credevo, e non dovevo né pensare né credere. Grazie ragazzi, grazie. C-
Ci avevo messo letteralmente tanto. Per fortuna non c'è. Guarda, dopo Tiger e Goyle la volta scorsa, Metal. C'era da morire. Ciao Harley, buongiorno, come va? Tutto bene? Ce la possiamo fare, ormai siamo pro gamers. Anche se vi giuro che è il mio incantesimo. Cioè, l'incantesimo che odio proprio più di tutti, quello là. Ciao. Vai via, andiamo via, andiamo. A casa, a casina, veloci. Oh, ce l'abbiamo, Love Your Flowers. Ecco, che, ecco, entro io e si parla di Tiger e Goyle, l'incubo mi perseguita. Eh sì, per forza. Se riesco a trovarlo quasi quasi ci rigioco. Vai, Metal, però ti consiglio di più l'uno e il terzo. Questo me. La Ninni, buongiorno. Michele, grazie mille per i pesi, il panettone e il TikTok. Grazie mille. Un bacio grandissimo. La lezione è finita. 40 punti a Grifondoro. Ho rischiato la mia vita. Per oggi è tutto. Sono morta per te. Tu mi dai 40 pulciosi punti. Complimenti, Harry, sei stato bravissimo. Ma quel paese. Per la partita di Quidditch. No! Partita di Quidditch. Come la partita di Quidditch? Sì, contro Tasso Rosso, ricordi? Coraggio, andiamo allo stadio. No, la partita di Quidditch no, regà, no, no, la partita di Quidditch no. No! Guarda, Metal, se il trucchetto che mi vuoi suggerire è chiudere il gioco, ma mandarlo per sempre via e non giocarci mai più, visto che devo fare una partita di Quidditch, lo accetto. Lo faccio. Stacco tutto, basta, chiudo tutto e vado diretta al terzo gioco. Non lo voglio fare, Quidditch! Non la voglio usare, quella scopa di merda! È un trauma! Madonna mia, Madonna Summer, ma perché sempre io? Sempre a me il Quidditch. Levati, Ron, come ti chiami? Mio Dio! Perché? Perché il Quidditch? Perché c'era un ragno per terra? Il Quidditch, no, io non so guidarla la scopa. Ma... che sbadiglio! È un bug che ti farà vincere la Coppa delle Case. No, no, Meta, lasciami fare, tanto lo si vince lo stesso. E... Vincenzo, allora mi sento meno sola. Io sono YouTube, sei tu, grazie per il follow. Oh, anche Ninni lo odia, vedi che non sono sola. Allora, ragazzo che non esiste. Questo è Harry Potter e la Camera dei Segreti per la PlayStation 2. Perché quando è uscito in tre versioni: PS1, PS2 e computer. E sono tutte diverse. Tutte diverse. Quindi questa è quella per la PlayStation 2. Comunque Metal, no, non mi serve. Dai, vinciamola onestamente. E se la perdiamo, la perdiamo. Anche se non credo che si possa perdere la Coppa delle Case, visto che è canonico che la vincono sempre i Grifondoro, bastardi. Curri! Curri! Ron, accurriti! Guardali, che fanno la fila indiana incredibile verso la capanna di Agriddo. Beh, io taglio tutto perché tanto lo so che devo andare là sotto. A meno che Ron non mi recupera in curva, sperando di no. Ragazzi, siamo vicinissimi ai 25K, eh? Siamo lì, eh? Ce la potete fare, io mi fido di voi. 25, siamo arrivati, mi sono distratta a mezzo secondo. E meravigliosi ragazzi, siete meravigliosi. Se volete arrivare a 30 io lo apprezzo. Dennis, grazie mille per il follow. Metal, ti rispondo solo così. This is it. Credo che questa parli per me. La rimetto a posto, eh. La rimetto a posto. Curri. E lei mi ha superato perché mi sono fermata. Da quanto tempo ho iniziato a fare la streamer? Allora, da giugno. Giugno, questo giugno. Checco, Jessica, grazie mille per il follow, ragazzi. Curri. Eh sì, certo. Metal, perché pensavi altro? Benvenuti a quella che si preannuncia una grande partita. Vedi, Harley. Dimmi che non la devo giocare, 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 ti prego. Ma c'ha la testa rotta, ce l'ha messo così, è tutto rotto questo no. Ma è ingovernabile, aiuto, c'è pure l'altro, capito? Possiamo farli vincere? Facciamo vincere il Tasso Rosso? Corvo Nero, tanta roba, raga, tantissima roba Corvo Nero. Fiera, vuol dire che siete intelligenti. Bravi. Allora, pianico, panico. Ok. Il cercatore di Tasso Rosso è così indietro che un recupero sembra improbabile. Sì, io voglio solo vincere. Una presa fantastica.
Allora il boccino è lì, io vado! Vado! Volevo intercettarlo ma non lo prendo, è troppo lontano. Sì, vabbè, ma lontanissimo. Ed ero pure con la spinta, ma scusi me. Maia, mi ha investito! Perché mi ha recuperato? Scusa, perché giustamente io ho smesso di prendere. Sto volando come un uccello ubriaco. Come un uccello ubriaco. E dai! Quell'altro c'è quasi, prendilo il boccino, prendilo, così finisce la partita, prendilo! L'ho superato, ma porco sottagno! Sono dei bulli, sì! E vi informo, ragazzi, che il cercatore di Tasso Rosso è Cedric Diggory, quindi in questo momento è lui che mi sta schiantando a destra e a sinistra, bastardo! Cedric! Ti prego! Allora? Vabbè, dai! È fallo, questo è fallo! Aiuto! Ai, ai, ma dai! Un attimo, ragazzi, che non vi posso leggere al momento perché sto odiando questa cosa. Cedric, prendi quel cacchio di boccino, ti prego. Ma quanti ce n'hai di bolidi? 97, basta! Capito, bolide furfante, ma la madana! Allora, aiuto! Non so guidare! Un attimo, regà, un attimo. Ma che pieno vantaggio, letteralmente davanti di me, aiuto! Sì, e non mi stanno lasciando... Ah, vero, sono i bolidi che mi rompono le e dai! Ma i bolidi ci bastano, pure le persone in faccia a faccia devo prendere! Ce l'ho fatta? Lo prendo? Lo prendo? L'ho preso! L'ho preso! È finita presto! Hanno bisogno di qualche incantesimo rallegrante. Harley, così è barare, però va fatta bene la cosa. Allora, aspetta. Grazie mille per la rosa, Simo. Un bacio grandissimo. Dennis, questo è Harry Potter e la camera dei segreti per la PlayStation 2. Allora, cos'è che avete detto? Grande Metal, grazie, grazie. Kali, no, Kali non la mia, Kali un'altra Kali. Anzi, Kalide. Kalide, no, troppo lungo da leggere. E sono in live anche su Twitch col nome che trovi qua sotto, JustFay underscore. Mi trovi su Twitch ora, in questo momento. Sono in live in contemporanea. Mi è cambiato nel tempo, anche perché un po' si cambia nella vita. E vabbè, infatti è per questo che ci sono degli errori gravi nel fatto della decisione di distribuzione delle case. Grazie Simo, grazie. Allora a me piace il Tasso Rosso perché sono chile e si fanno i cambi loro. Non è vero, Cedric si faceva i cambi degli altri e Tonks non smetteva mai di parlare. Non ti preoccupare, Simo, tranquilli. Ragazzi, non mi dovete chiedere scusa per le assenze. Io ho paura che ci saranno tante, tante, tante sfide di Quidditch in questo gioco. I tassi sono carini comunque. Sono simpi i tassi. Sono buoni di cuove. Cedric non è campato 100 anni. E vedi, chi si fa i cambi suoi campa 100 anni, e Cedric invece porto subito. Oh, però me ne andate di magagne. Ottima Cedric qua, Harry. Sarei stanchissimo, immagino. Beh, io vado a dormire. Cioè, sono stanco io, ma vai a dormire tu? Simo, in realtà di bellissimo c'è solo quello che vedi. Il resto è vuotitudine. Ma la stiamo arredando molto lentamente. Molto lentamente arredo tutto. Ragazzi, vorrei rifarmi la vita al massimo, però. Posso? Posso? L'ha pensato Harry, l'ha proprio pensato. Buonanotte alle 12 di mattina, Ron, come ogni volta. Esatto, Harley. Ecco. Ron che va a dormire, infatti. Tutti andiamo a dormire. L'ha pestato, sì, bruttissimo. Ne ha preso proprio allegnate di quelle incredibili. Quanti 1000 più punti ha lui? 299. Madonna, che fastidio, un 300, no? Corvo nero. Corvo nero. Corvo nero quanti ne ha? 205, va bene. Tasso Rosso. Puntino, si chiama Harry Potter e la camera dei segreti per PlayStation 2. Tasso Rosso sempre stronzo, poverino. Sempre in fondo alla classifica, non ce la possono fare. Grifondoro. Bella, Griffy. Come siamo messi? Sotto sempre verde. 205 perché non so io. Al comando, sì, c'è Serpeverde. E ora ripete, Serpeverde è in vantaggio. Non lo dice?
Ma perché i punti della casa hanno un voto? Perché? Perché hanno un voto i punti della casa? Sì, è la la mia pagina totale? Scusami, Cioè, ha più in lezioni di volo, che non si capisce come l'ho trovati. Allenamenti di 15 c'ho la più, che non si sa come l'ho presi. Non ditemi che dobbiamo fare altre partite contro queste robe qua, perché io non voglio fare altre partite, è terribile tutto. Vabbè, ho la B non per motivi ignoti, va bene. Ho A più in tutto, però B. A Mammet ci metti B, però scusi me. Allora, una si impegna. Che bella pagella, ma non ha senso. Non è se... Perché mi metti B se io ho A più in tutto? Cos'è, fra 1 e 1 fa la media 0? Che discorso è? Dai, caricati, caricati. Siamo qui. Va benissimo, Simo, non ti preoccupare. Vai, salutami nonnino. No, non mi salutare, nonno, però. Vai col nonnino, ci vediamo quando vuoi. Se non ci sei più tardi, ci sono stasera. Non ci crederai mai, Harry. Hermione vuole incontrarti nel bagno delle ragazze al secondo piano. Sento male, Maria. Dice che deve un piano per scoprire chi è l'erede di Serpente. Fattevi due risate, fatevi, dai. Ragazzi, 30k sono dietro l'angolo. Sì, adesso sbrigati, il bagno delle ragazze al secondo piano. Non ci crederai, ci vuole vedere il bagno delle anticiotte. Ma tu che ne sai che è infestato dal fantasma? Tu non dovresti saperla questa cosa. Alessia, buongiorno. Buongiorni. Ti prego, Harry. Allora, sì, sono dei ricordi magici. Letteralmente, oddio, letteralmente. Vai in bagno a fumare di nascosto qui, avvertite i prefetti. Sì. Che cos'è stato? Passa, bro, passa. Alessia, grazie mille per il follow. Ciao, bro. Sei proprio un pirla, scusa, Aiuto! Entri che fa, entri nel bagno delle donne, sì. Lo fa. Questo doppiatore che doppia tutti i prefetti, quanto mi piace, non si spiega. Sono proprio fan. Sono fan veramente da sempre. Cali, ma tu l'hai riconosciuto, Gish. Gabriele, grazie per il follow. Ragazzi, 30k sono dietro l'angolo, dai, dai. Scostumato, come? Andiamo. Secondo pianissimo. Scendi, scendi. Locomotor Mortis, 10 punti in meno di Grifondoro. Sì, allora, per quello mi piace un po' meno. Ma la sua voce è molto bella. Andrea, grazie per il follow. No. Secondo piano è qui. Secondo piano, c'è la situazione. C'è il bagno. Vediamo di riuscire a fare dei miracoli. Allora, la cosa positiva è che non c'erano prefetti, a parte quello sopra, proprio davanti all'entrata della cosa. Qui... Posto nuovo, luogo nuovo. Dov'è? Sorè? Hello? Perché cammina così, Harry? Tanto non ci vede nessuno qua. Hermione? User, è Harry Potter e la Camera dei Segreti per PlayStation 2. Ragazze. Lui non è una ragazza. Scusa, hai ragione. Hai ragione, Emanuela Pacotto, hai ragione. Com'è carino qui? Ma... Vuoi siamo a 30k? La smettesse di disturbare la mia quiete. Ho dei sentimenti, sapete? Anche se sono morta. Allora, è terribile come hanno fatto Mirtilla. È terribile come l'hanno fatta. Dimmi, Hermione, che piano hai in mente? Allora, Alessia, non sono d'accordo sul rimasterizzarli tutti, ma sul rifarli fedeli ai libri, fatti bene. Come erano fatti bene l'uno e il tre, allora sì. Allora sì. Se così fosse, come possiamo dimostrare? Tipo, questo è tutto da rifare come gioco. Tutto da rifare questo qua, completo. Non c'è niente della trama fatta bene. È quello che avevo in mente. Per questo ho preparato una pozione. Siamo a 30k comunque, ragazzi. Vogliamo anche arrivare a 35? È una pozione in qualcun altro. Uno di noi potrebbe diventare un serpeverde, così probabilmente Malfoy vuoterebbe il sacco. Sono riuscita a strappare un capello di così, è già fatta, mesi di lavorazione già l'ha fatta. Mirtilla Marcotella assomiglia a una mia amica che si annoia sempre. A Mirtillona Marcontella, Mirtilla di Cigozzi. Vi adoro veramente. Sì, ma io volevo... Oh no, sto per cambiare faccia. Che Corz, grazie mille per il follow. Vedi Maria, vedi. È per forza, più che altro è... Ho paura di vedere come avverrà la trasformazione. Harry! Cosa stiamo guardando? Oddio! Oddio! Tutto a posto? Chiaramente no, ci sono gravi problemi. Sì, sto bene. Che voce è? Sto bene. Che voce era?
Devi trovare Malfoy. Allora. Di solito si aggira per i sotterranei. È stato tutto orribile. Qua basta che ti fai sgamare dai prefetti e Serpeverde perde punti. Io da bambino lo facevo sempre. Lo faccio solo per la gloria. È stato terribile. Allora, Gioele, buongiorno. E... simpatico, io immagino, o almeno non so cos'è quella cosa rossa. Il gioco si chiama Harry Potter e la Camera dei Segreti, è quello per la PlayStation 2. Tico Togo, grazie mille per il follow. Anto, grazie anche a te per il follow. Era bruttissimo. Ninni, Michele, Getting Over It, sabato, domani mattina. Domani mattina. Non so quanto lo portiamo, non so quanto è sostenibile sul lungo periodo, però potenzialmente è sabato mattina. Kekords, grazie per il follow. Ora siamo imbattibili, ma io mi faccio prendere da tutti. Ma poi dov'è che devo... Ah, devo andare nei sotterranei. Kekords, grazie mille per la rosa. Penelope, buongiorno. Gabriele, grazie per il follow. Thomas, grazie per il follow anche a te. No, l'ho fatto 30 volte di tagliar via questo. Non lo taglio più. Allora, ragazzi, 35 sono dietro l'angolo, eh. Corvo, grazie per il follow. Kekords, grazie per le rose. Un bacio. Mamma mia, ci facciamo prendere da tutti. Fabio, no, è per la PS2. Io sto giocando sul computer con emulatore. Grazie per il follow, Fabio. Rip Goyle, che ha 12 anni, ma gli hanno fatto la faccia di un quarantenne stempiato. Ma davvero, Penelope, grazie per il follow. Hello. Salve. Ma io, c'erano gli occhi. È calvo, lo vedete? Non dovresti andare in giro di notte, 5 punti in meno serpe verde. Bitch, serpe verde. Viece. Ehi, tu. Vai, vai. Pigliami, pigliami. Non dovresti andare in giro. Che corso, grazie per il Golden Award. Un bacio. Ciuffo, gioco da computer con emulatore PS2. Ok, però, allora, non voglio barare così. Che cos'è stato? Vado diretta verso di là, se mi prendo, mi prendo. Ma no, ma proprio davanti è uscito. Buongiorno Luca. Goin, buongiorno. Hai infranto le regole. 5 punti in meno a serpe verde. Ma questa voce da dove è arrivata? Sì che ho il gruppo Telegram, assolutamente sì. Cali, per favore, lo spammeresti? Anzi, fate poi anche voi. Punto esclamativo Telegram e vi spunta. Come si può fare? Non... cioè, devi scaricare l'emulatore per la PlayStation 2, ciuffo. E io gioco fisico, quindi... non ti so dire come fare se non ce l'hai. Me ne vado! Mamma mia, che frio. Ragazzi, chiunque voglia, c'è il gruppo Telegram su Twitch. Entrate, entrate. Però fate i bravi, mi raccomando, se no vi butto fuori. Di niente, ciuffo, grazie per il follow. Ricordo a tutti quelli di TikTok, ragazzi, che siamo in live anche su Twitch in questo specifico momento. Sotterranei di serpe verde, perfetto. No ragazzi, il punto esclamativo Telegram funziona solo su Twitch. Non funziona su TikTok. Se Potter parla ai serpenti, potrebbe essere lui l'erede. Rabbrividisco al pensiero. Guarda che stronzi che qui non mi dicono niente, giustamente. È il mio sotterraneo che mi devono dire, tra l'altro. Però il mio prefetto Vabbè. Sapevi che Draco ti sta cercando? Ti prego, continua a parlarmi, che sono contenta di sentire la tua voce. Siamo a 35k, ma siete incredibili. Vogliamo arrivare a 40? Se volete, se volete. Sempre liberi. Tu che hai da dirmi? Mio padre dice che solo i puro sangue dovrebbero essere ammessi a Hogwarts. Non sei d'accordo? Feci perdere quasi tutti i punti. Tipo, a me sono simpatico perché vincono, non è un problema mio. Dammi, grazie per il follow. Allora, scusa, sarà qua? Sì. Comunque non era la porta così, però va bene, eh. Trixie, grazie mille per il follow. Il gioco è Harry Potter e la Camera dei Segreti per PlayStation 2, ragazzi. Allora, Malfoy, perché così guardingo? Sai, Goyle, è strano che la gazzetta del profeta non parli di ciò che sta succedendo qui. Immagino che Silente stia cercando di mettere tutto a tacere. Se la cosa non finisce presto, gli daranno il ben servito. Secondo. Ordine in arrivo, tre. Ichigo Kurosaki, grazie mille per il follow. La peggior disgrazia che sia mai capitata. Un trionfo di fegato e cipolle e una bistecca scolpita. Lo stavo dicendo giusto, mi sono inguaiata. Dicevo, bistecca scolpita, fumo di trota per te. Prego, accomodati, ordinati pure da mangiare, che bene ci penso io. L'amico dei mezzo sangue è un altro che non ha una vera sensibilità da mago. E la gente che vuol dire che non ha sensibilità da mago? Verde. Quanto mi piacerebbe sapere chi è. Potrei dargli una mano. Flavio, grazie mille per il follow. Michele, non ho capito in che senso. Chi c'è dietro a tutto questo? Ma perché lo fanno parlare così? Non sai che non ce l'ho, Goyle. Quante volte te lo devo ripetere?
cosa però... Carmine, grazie per il follow. L'ultima volta che la camera dei segreti è stata aperta è morta Massi, una mezzo grazie per il follow. Marika, anche a te, grazie per il follow. Solo una questione di tempo. Spero che questa volta tocchi alla Granger. Alla Granger, mio Dio, te e la tua dizione. Draco, adesso devo andare. Devo andare. Dove? In infermeria, sì, in infermeria. Ma guarda come swipe a piano di lato. Ho mal di stomaco e ho bisogno di qualcosa. Guardalo! Per curarmi. Ho visto qualcosa di incredibile. E siamo fermi così? No, ti prego. Vai pure, Goyle. Prima che quel pancione ti esploda. Grazie, Massi. Lollo, grazie per il follow. Francesca, grazie per il follow. Immediatamente. Ho appena pensato che dobbiamo farci tutta la strada indietro adesso. Ed è pieno di prefetti serpeverde, ma porca vacca. Per un attimo dopo ora si fosse buggato di nuovo anch'io. Bada, dove vai tu? Bada, gira dall'altra parte. Allora. Diabla, buongiorno. No, non è vero, non è vero. Non c'è nessuno qui. Non c'è nessuno, non vedi? Non vedi? Non c'è nessuno qui. Yeah. E Michele, stamattina sì. Ragazzi, io gioco sempre solo un solo gioco alla volta. Stamattina facciamo soltanto Harry Potter. E Diablo, questo è Harry Potter e la camera dei segreti per PlayStation 2. Fabrimo, buongiorno! Buongiornissimo. Allora, come vedete, ragazzi, la soluzione è sempre datevela. Tu sei più pro player di me. Guarda, Metal, è solo botta di culo incredibile. Madonna, ma io non posso spuntare così. Ok, allora il problema è adesso. Qua devo semplicemente camminargli dietro. Perché lui poi se ne va dall'altra parte dello scalone. Vado. Vado. No, ti sbagli. Ce la faccio, Tiè! Un trionfo di fegato e cipolle e una bistecca scolpita a forma di trota. Benvenutissim, Noldor. E prego accomodarti, ordinati pure da mangiare, che a bere ci penso io, come sempre. E niente, ragazzi. Sono pro. Scappare dai cose sono bravissime. Quando senti ehi tu, parte l'ansia, mamma mia, corri di brutto. Davide, grazie per il follow. Quanti ragnetti. No, non mi hai visto, Ehi tu. Mannaggia. Bello però, siamo riusciti a fare il miracolo. Mattia, buongiorno. No, sono con la lampada accesa, non mi puoi toccare. Tiè. Fatemi andare via, Ciaone, bitch. Ma non dovevo andare qui, fermi. E no, ho sbagliato strada. Mamma, ho sbagliato. Dovevo andare al bagno. Fatemi tornare indietro. Machinano, buongiorno. Come stai? Tutto bene? Buongiornissimo. Sei tornato? Bro? Possiamo... Devo rifare... devo rifare il caricamento. Riapri la porta, dai. Che balle. Grazie mille, Ninni. Grazie veramente tanto. Grazie mille per il follow anche di là. Un bacio giga enorme. Sono contenta che ti piacciono le mie live, davvero tanto. Allora, l'unica una delle cose che non mi piace di questo gioco sono questi maledettissimi... Dicevo, i maledettissimi caricamenti che qua, a differenza del primo titolo, pesano. Nel primo non così tanto perché spacciavano per... cosa normale, però... Secondo piano, ok? Il bagno è qua. Sono di passaggio per salutarvi. Va bene, Kina, non ti preoccupare. Spero comunque che vada tutto bene e di rivederti presto. Fra me e Stray non guarda che ci manchi, eh. Spero che sia tutto a posto, Kinan. Beh? Ninni! Non è lui, ma cuoricino. Poi non è l'erede di Serpeverde. Oh. Oh. Ma deve essere lui. Chi altri potrebbe essere? Nessuno. Non lo so, ma deve essere qualcuno che si trovava qui a Hogwarts 50 anni fa. L'ultima volta che la camera è stata aperta. Bravo, Henry, ottimo lavoro. Un trionfo di fegate cipolle e una bistecca scolpita a forma di trota per Xion. Benvenuto, prego accomodati, ordinati pure da mangiare, che a bere ci penso io.
Hai deciso su Minecraft? No, ragazzi, vi farò sapere probabilmente tramite... Posso andare direttamente a dormire? Sì. Per la programmazione di Minecraft Vanilla che parte dalla settimana prossima, ragazzi, vi farò sapere sicuramente entro lunedì. Vi farò sapere su Telegram, quindi chi vuole entri su Telegram, su Twitch, punto esclamativo Telegram, su TikTok questa cosa non funziona, e lì vi faccio sapere cosa ho deciso nel weekend sulla programmazione della settimana prossima. Manca poco alla fine stagione, vi romperò di nuovo ben presto. Va benissimo, Kinan, noi saremo qui ad attendere, non temere. Secondo te prima o poi li rifaranno? Allora, ti dirò, Alessia, mi piacerebbe se li rifacessero, però li devono fare bene. Perché se li fanno come hanno fatto i giochi dal 4 in poi, è meglio se stanno con le mani ferme. Te lo dico proprio onesta, perché dal 4 in poi i giochi di Harry Potter sono merda. Senza offesa, ma sono una merda. Non è se li fanno come hanno fatto l'1 e il 3, allora sì. Ma li devono proprio rifare da zero. Li devono fare bene questa volta, perché non è possibile che uno dei franchise più grandi del mondo me lo riduce a dei giochi di cacca. Cioè, non è possibile. 40k? Mamma mia! Si viaggia oggi, ragazzi, 40k, ma siete incredibili. Arriviamo a 45 se volete. Se volete. Se non volete, possiamo fermarci qua. Liberi voi, come sempre, ragazzi. Liberissimi. Tenetevi le dita pronte perché appena iniziamo la vanilla vi faccio delle cosine interessanti con la questione dei like, sappiatelo. Silvia, grazie per il follow. Sei d'accordo, Kinan? Perché il primo e il terzo sono fatti bene. Ciao, Ron. Il secondo, questo è terribile. La lezione di oggi. Porterò Hogwarts Legacy? Sì. Incantesimi con Vitus. Devo solo capire quando iniziarlo, perché... Ok, devo andare in incantesimi. Perché ti spiego, Alessia, io ho intenzione di comprare la Deluxe. Devo capire se posso giocarlo con l'accesso anticipato in live dal 7... Oppure se devo farlo direttamente dal 10 quando esce per tutti. Comunque lo farò tutte non tutte le mattine, ma lo farò due mattine a settimana come serie fissa. Per un po'. Se è giocabile sul lungo periodo, se ci rompiamo i coglioni, no. Però lo porto al day one, che sia al 7 che sia al 10 bisogna comprenderlo. I primi tre sono bellissimi, dal 4 in poi merda. Allora, Metal, ti devo dire, io avevo questo stesso ricordo tuo. I primi tre meravigliosi, ma in realtà il 2 non è così bello. Cioè, il 2 ha degli evidenti problemi. A livello di trama è tutto sbagliato. Non esiste Dobby, non esistono è sbagliato. È oggettivamente sbagliato. Più buggato dell'1, cioè nel senso che qua è veramente tanto buggato e pesa. Infatti, anzi, devo salvare, mi devo ricordare. È appena slittato dalle scale, l'ho visto che è slittato, mio Dio. E diciamo che anche gli incantesimi tutti inventati, tutte cose strane. Ed è difficile senza motivo il 2. Quindi non lo metto a livello dell'1 e del 3, assolutamente no. Però rispetto agli altri è ancora bello. Dal 4 in poi... Dal 4 in poi proprio no, ragazzi. Proprio non ci siamo. Però diciamo che i migliori in assoluto sono il primo e il terzo. Fisso, sono i migliori. Poi c'è il secondo e poi ci sono tutti gli altri. Tutti gli altri. Devo comprare la 5 per Legacy. Io lo gioco su computer, lo giocherò, perché non ho la PlayStation 5, non mi va di comprarlo per la PlayStation 4 perché mi viene scomodo streamarlo. E quindi faccio direttamente dal computer, anche perché probabilmente anche la grafica sarà migliore. Allora, incantesimi dovevamo andare, ma sono cretina. Vedi, mi distraggo a parlarvi di quanto mi infervoro con le cose e mi sbaglio ad andare nei luoghi. Sono proprio pirla, perdonatemi. Sbagliare sono bravissima, proprio. È la cosa migliore. So fare benissimo. Pure salvato a caso. Comunque, voi siete hypati per Hogwarts Legacy? Perché io sì, da morire, raga. Da morire. Manca meno di un mese e ce lo giochiamo. Meno di un mese. Secondo piano ha detto che era incantesimi. Sì. Mi devi dire niente? No, arrivo io, le se ne va. Buongiorno, Gas. Questa mattina Vitius ci insegnerà l'incantesimo incendio. Entriamo. Si chiama Flitwick! Va bene. Io ho avuto fortuna per la PS5. Te l'hanno regalata? Xion, lo scarichi l'emulatore. Da internet. Per il gioco poi non ti so dire perché io ce l'ho fisico. Avevo la collection con i primi tre, che è qui. Proprio qui. Solo che levarla da lì è un casino, quindi lo faccio dopo. Buongiorno ragazzi. Buongiorno a lei, dottor Slump. Oggi impareremo come lanciare un incantesimo che viene giustamente definito fiamme di campanula. Il nome esatto di questo incantesimo è incendio.
Miki, guarda che io ce li ho questi giochi. Nel muro si è aperto un cunicolo, al di là del quale si trova la sfida incendio. Li ho fisici questi giochi qua, Miki. Non ho la PlayStation 2, purtroppo, però ce li ho fisici per la PlayStation 2, li sto emulando sul computer. Il libro dell'incantesimo incendio si trova dall'altra parte del cunicolo. Quando sarai riuscito a prenderlo, l'incantesimo sarà tuo. Sì, però, vogliamo? Dovrai quindi tornare qui allora, in aula. Allora, dopo alcune PS5 che vendono il bundle costa certo, di meno. Certo, professore. Molto mi hanno bene. Fatto un altro bundle. Allora adesso vai. Miki, che senso una un PS3 fai modifica? What? Non so che problemi ha. Non capisco cosa sta cercando di dirmi, Miki. Perdonami. Allora, ci dobbiamo prendere l'incredibile incendio. Spero per spegnere il fuoco alle mie spalle a un certo punto. Allora, la cosa bella per i dungeon, quantomeno, è che è soltanto uno, non ci sono tutti quei punti che bisognava prendere prima. Ma devo lanciarmi nell'infinito oltre? Sì. No, c'è la discesa. No, mi dovevo lanciare. Forse non dovevo. Ma no, di nuovo, no! Che palle, quanto lo odio sto coso, dai! Allora. Dammi qua. Che balle, vi giuro regà, non lo sopporto. Quanto Expelliarmus senza motivo. Ho sbagliato. Miki, ma a me non interessa installare tutti quei giochi. Non mi interessa, Miki. Io ho i miei giochi fisici, li sto giocando con l'emulatore qua. Solo questi tre sono a posto. Cioè, non mi interessa installare tutti i giochi. Non mi serve. Una volta che li ho, qual è il problema? Questa scuola è terribile, denunciali. Sì, dovrei, è pieno di gargoyle cattivi. Lanciami sta roba, dai. Ma dai! Allora, sono messa male e la telecamera non mi aiuta. Expelliarmus! Lanciamelo. Ok. Non è comodo da qua perché non riesco a capire le distanze. Allora, lanciami. Expelliarmus! Che seccatura però, vi giuro, questi combattimenti proprio non li sopporto. Questa Expelliarmus è terribile. Expelliarmus! Vedi, anche questo metal è un altro dei problemi con il secondo. È proprio un sistema sbagliato di giocarsi l'Expelliarmus. Expelliarmus! Cioè... No, questo è un flipendo che rimbalza, capisci che non va bene. Cioè, non è proprio... non è così. Cioè, non è così. Ed è anche un sistema brutto, perché uno si rompe le balle a giocare a tennis in un gioco di Harry Potter. Tra l'altro con dei comandi sbagliati che non prendono bene gli input, quindi proprio... Siamo messi no male, peggio. Va di lanci, Mamma mia, recuperata all'ultimo. Ok. E va... Non mi ero accorta. Fermi, che succede? Un trionfo di fegato e cipolle e una bistecca scolpita a forma di trota per lei, Elisabetta. Prego, si accomodi, si ordini pure da mangiare, che a bere ci penso io. Michael, I'm Italian. It's not a Spanish copy. It's Italian. But what you mean by obscure PS2 game? Why obscure? Benvenutissima Elisabetta. Allora, aspetta, cerchiamo di... Ho sbagliato! Porca vacca, ho cliccato cose. Allora, lanciami qua. Expelliarmus! Mi si para, me lo rilancia, glielo rilancio. Me lo rilancia, glielo rilancio. E lo prendo, tieni. I think there is a day them movement, but I'm not part of it. Vedi qua. No, sbaglio, perché clicco la X? Allora. Ma dai, stavolta l'ho fatto giusto. Allora, aspetta, con calma e concentrazione.
Vai. Ok. L'ho preso, ultimo colpo. Credo l'ultimo colpo, ragazzi. Siamo quasi a 45k, ragazzi, dai. Expelliarmus. Dai. Fatta. Si gira a guardarmi, Harry, sconvolto e perplesso, perché non se l'aspettava neanche lui. Allora, chissà dove sto andando, cosa sto facendo. Che rumore terribile. Anche Harry non ci crede, no, ma infatti. No, ma che palle. No, allora, basta. Come non sopporto la quantità di gargoyle. Non ho cure. Allora, vedi, un'altra cosa che mi sta sulle balle fortissimo è che non mi hanno dato cure fino ad ora. Io non ho ancora fatto pozioni, non posso prendermi la cura. Non ci sono tanti scrigni in giro. Io come mi curo ogni volta? Devo per forza morire. Vedi, anche questo mi disturba, perché proprio non mi dai modo di potermela giocare bene. Sì, con che visuale? Cioè, ora, no, ora magari sono pazza io, ma a me non sembra molto giusto così, Serve a skillarti per Dark Souls. Sì, ormai sì. Vivi, ciao. Cavacca. Vabbè, questo è molto più veloce da uccidere, quantomeno. Basta guardare la vita. Infatti. Almeno questo, porca vacca. Almeno que... Non commenterò quello che è appena successo. Io non lo voglio commentare. Tutto bene, Vivi, ti ringrazio. Tu come stai? Ragazzi, 45k, ma siete incredibili. Un bacio grandissimo a tutti, grazie tantissimo. E come al solito, se ci avete voglia, andiamo a 50. Stiamo superando il record, ragazzi. Stiamo andando nella buona direzione per superare il record, io ve lo dico. Guarda come camminano malissimo. No, mi scorreggia il fuoco quell'altro. Devo salire qui? Ma va fa pure il prot! No, dai, ha fatto pure il suono. Ma che cosa terribile. Ce n'è un altro. Dio mio santissimo. Va bene. Scendi. Devi mirarlo però. Ok, allora, vai. No, Allora. Sbagliato, troppo in anticipo. Sbagliato. Allora. Lancia. Ok, dovrebbe essere l'ultimo colpo. Penso di sì, perché dovrebbero essere tre. Mamma mia, mi ero distratta. Ho preso del Resident Evil appena finisco il gioco Dark Souls. Io Dark Souls l'ho promesso, ma non sono molto contenta di doverlo giocare. Trixie, fermati se ti fa male la mano, fermati. Io vi ringrazio sempre dei like, ragazzi. Sono sempre molto contenta se me li lasciate, perché ve li chiedo, tra l'altro ci sta. Però vi prego di non farmi male alle mani. Non ne vale la pena per me. Fatelo solo finché non vi stancate. Appena vi stancate, se avete voglia, ovviamente, finché avete piacere. Se vi stancate, fermatevi. Comunque sì, gargoyle sono un incubo. E lì c'è incendio. È slittato tantissimo. Lo vedete che slitta giù per le scale. No, non mi sembra un'ottima idea. Mi sembra una terribile idea. E come ci arrivo io però a incendio? Aha, salve. Stia lì, Wow, è il libro dell'incantesimo incendio. Non me lo dici? Il libro dell'incantesimo incendio. Pare che non lo conosco. Ah, porca vacca. Un trionfo di fegato e cipolle e una bistecca scolpita a forma di trota per Domebr. Prego, benvenuto, benvenuta, non lo so. Accomodati pure, ordinati pure da mangiare se c'è voglia, che a bere ci penso io. Meraviglioso. La soddisfazione di prendere poi il libro, sempre. Allora, questo adesso lo mettiamo qua sopra. Che paiura!
Girati, 360, non scop... No, Nintendo. No, no, lui. Carichi tanto, gli Eolagni... Nintendo. Ma come? Lo carichi, lo lagni e corri! Meraviglia. Expelliamo. Ho sbagliato. Accendiamo il fuoco. Ci vuole un bel fuoco. Incendio. Ok. Incendiamoli tutti. Incendio. Comunque è pericolosissima questa cosa, ragazzi. Incendio. Ce n'è un altro. Incendio. Incendio. Perfetto, si è aperta la porta? Sì, meraviglioso. Si è aperta la porta, andiamo. Ma dove sto andando? Dove? Dove stiamo andando? Lo vedete che scivola di tanto in tanto? Ok, sono qui, e mo? E mo? Devo fare robe qui. Non mi piace quel coso gigante sulla destra. Qui ci sono stata prima, quindi non è. Alessio, grazie mille per il follow. Devo illuminare di Manson Loros? Incendio. Allora, qua c'è una situazione che devo fare. Ok. E si è fatta una strada. Andiamo per quella strada lì. Aiuto. Uiii. No, la signorina però deve stare molto sotto sopra. Che mi scureggiano sulla faccia, mi scureggiano. No. Incendio. Ma li devo uccidere con... Ah, così, proprio. Cioè, loro sputano fuoco, ma io li posso uccidere con incendio. Incendio. Incredibile. Va bene. Livendo. Prima che mi scureggi. Ho sbagliato? Devi mirarmi lei. Lei, miramela. No. Incendio. Incendio. E adesso devo accendere questo. Meraviglioso. Adoravi questo gioco. Proprio questo, Ale. Proprio la camera dei segreti? Perché capirei la pietà filosofale, capirei il prigioniero di Azkaban, ma questo fatico a capirlo. Devo dire che fra i tre questo è quello che mi piace di meno. Ti prego, incendialo. Incendio! Ci sono troppe cose sbagliate in questo gioco, purtroppo. I primi tre mi piacciono tutti, sono i migliori i primi tre, però nello specifico il 2 ha qualcosa che non funziona. Di nuovo? Di nuovo allora. Lipendo. Incendio. Oh, sono morta. Speravo di essere in un punto save, invece no, ho sbagliato. Ho sbagliato. Possiamo recuperare tutto. Possiamo recuperare tutto. Allora, letteralmente tutto, meraviglioso. Flipendo. Sì, vabbè, però lo miri. Me lo miri, allora. Flipendibus. Incendio. Ok, veloci, veloci, veloci. Mi piacevano i primi due perché ho tanti ricordi. Ma dai, ma Harry. Vabbè, sono distratta, non ho visto dove stavo andando. Flixbus diceva. Sì, esattamente. Allora, sicuramente con la questione dei ricordi sono molto d'accordo con te. Sono molto d'accordo. Infatti, uno dei motivi perché mi piace molto il secondo sono i ricordi. Però, oggettivamente parlando, giocandolo adesso... Incendio! Mi rendo conto che ci sono dei problemi con questo titolo qua. Però l'uno rimane Incendio. Meraviglioso. E anche il terzo rimane meraviglioso. Sono la mia infanzia, la collection Incendio. Da 3. Ce l'ho ancora la collection da 3! Non buttarti di sola, devi smettere, Harry! Ho capito che non vuoi combattere contro il Signore Oscuro, ma no così! Ehi, Harry! Allora! Insomma, ok, scusatemi. Dovevo Incendio. Rimproverarlo, perdonatemi, se lo meritavo. No, Harry! Allora, non è possibile così. Signor De Cristo, salve, grazie per il follow. Ma non li ho accesi, ma io, scusami. Incendio. Si è acceso? Ma non li ho acceso banco nessuno, ma oh. Incendio. Allora... Si è spento Incendio. L'altro, ma perché? Sono a tempo? Scusate, come funziona sta roba? Fammi rifare questo. Incendio! No! Ma perché? Puoi salire, per favore? Allora. Perché quello non si... Perché si spengono, raga? Scusa, non ho capito.
Allora, ricominciamo da questo qua sotto. Lo carico bene. Incendio! Non me l'ha fatto perché l'ho caricato troppo. Porca vacca. Incendio! E questo è uno! Cioè, una vaccata non sto più riuscendo a fare, eh. Poco fa, primo tentativo, ma non ne la faccio. Incendio! Ok, incendiamoli tutti. Incendio! Ok, non cadere di qua, mio Dio. Oh, ce l'abbiamo fatta per un motivo che... Perché? Incendio! Alzati, santo di... Allora, difendo. Mi sto arrabbiando. Incendio. Posso dire che mi sto arrabbiando? Incendio! Cioè, devo essere al millimetro, però... E si richiude pure, capì? Sì, ma è una vaccata, perdonami, Metal, è proprio una vaccata. Una volta che li ho fatti, incendio. Basta. Cioè, devo essere... E dai! Prima che si chiude, corri! No, dai, non è possibile! Lipendo! Incendio! Perché io il rage quit lo devo sempre conoscere solo qua? Io non capisco questa incendio. Cosa. Cioè, io il vero rage quit lo trovo solo su Harry Potter. Mi dovete spiegare com'è possibile. Allora. Incendio. Infilati qui, mio Dio. Oh, Harry Stronzer, esatto. Ma non è normale così, regà, e dai. Cioè, possiamo dire, potete dire quello che volete, non è normale. Devi, ti prego, guarda come scivola. Allora, andiamo di sotto. No, ma posso anche infuocare loro? Incendio! Sì! Incendio! Chissà perché lo posso incendiare. Chissà che pro questa cosa. Guarda, io per sì e per no, incendio pure te. Incendio! Che si sa mai, magari devo farlo dopo, ma lo faccio prima. Io posso schivare tutto e tutti, fare così e colì e fare... Posso. Me ne posso andare? Prima che quelli mi bruciano la faccia. Dai. Via, via. Aiuto. Mi scureggiano sulla faccia. Non voglio, non voglio. Aiuto. Allora. Masterata, possiamo andiamo. Ma... Si sono spenti. Ma io volevo che rimanevano accesi. Ma io non Incendio. Devo fare quello, devo fare questo. Allora. E a che serve alzarlo? Ah, forse fa spuntare cose nuove. Dopo lo faccio. Intanto attivo le cose da sotto e poi li faccio alzare. Ma che schifo! Insomma! Bro, allora. Ettor, grazie mille per il follow. Grazie veramente tanto. Attenzione! Ma che schifo, veramente. Ma perché devono scureggiare? Allora, e così abbiamo spento i fuochi. Suppongo quindi che a questo punto, come mi hanno suggerito, incendio. Devo fare così. E poi così. Ok. Li prendo. Ma allora non dovevo farli tutti, scusami. Oh sì. Poi li faccio a tutti, che me frega a me. Devi prendere Harry, la stiamo portando a malafiura. Ok. Ma se li alzo tutti cadono. Quindi no, uno ne devo scegliere. Tipo, faccio così e questi vanno su. Problem is... E non posso passare di qua, però. Ah, perché devo andare da qua. Non ce la faccio io, però, da qua, scusami. Allora, da qui arrivo qua. Però non arrivo lì. Secondo. Ordine in arrivo. 3 piatti di maiale con pancetta extra a parte. 2 assaggini di formaggio. Difendo! Il fegato cipolle è una bistecca scolpita a forma di trota. È a tempo. Ma è a tempo co...
sono confusa. Goffredo, grazie mille per il follow. Benvenuto, prego accomodati, ordinati pure da mangiare, che a bere ci penso io. Devi fare il più veloce possibile. Ma stavo, devo farlo proprio con tutti, quindi. Fai vedere. Allora, sono tutti su, però il fuoco non se n'è andato, ragazzi, abbiamo un problema. Cioè, io non posso fare niente se il fuoco non se ne va. Come faccio a far andare via il fuoco? Scusatemi. Che di qua sono arrivata io? Eh no. C'è qualcosa che non funziona. Qualcosa non va. E allora, il gioco si chiama Harry Potter e la Camera dei Segreti. È la versione PS2, ragazzi. Goffredo, anche a te un cuoricino. Angelo, grazie per il follow. Giada, anche a te, grazie per il follow. Allora, perché il problema è il fuoco messo qua. Perché io non posso fare niente se c'è il fuoco lì. Allora, dovresti scendere in quella porta che si vede quando scende la colonna. Eh? Quale porta? C'è un'altra porta segreta da qualche parte? Sì, Gianluca, Harry Potter e la Camera dei Segreti per PlayStation 2. Mentre stai sopra uno accendi quello davanti sopra. Ci sto provando ma non me lo mira. Fammi riprovare. Le ho già scese le porte fra i cinghiali, Hector. O sono a tempo anche quelle. L'ho già scesa la porta. Cioè queste qua le ho già fatte. Ma perché mi ha spento una, me ne ha spenta una? Ah, perfetto. Non so perché me l'aveva spenta, ragazzi. Perché le avevo accese tutte quante. Però si spostano i fuochi. Va bene, quindi adesso lo posso fare easy. Va bene, fatto, fatto. No, 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 fatto. È che non aveva senso logico. Semplice, perché non mi potete dire che l'aveva. Non l'aveva. Era una cacata. Me ne ha spento uno senza motivo. Allora, vado. Vado. Ma l'altro? Ah, sì, ci sono i cosi da cliccare. Adesso me ne sicuramente mi dirà. Però c'è l'altro pure che devi cliccare. Va bene uno. Basta uno? Basta uno, meraviglioso. Fatta, fatta. E che come... Ma scusami! Gianluca, sì, lo stiamo emulando sul computer, ma ce l'ho fisico il gioco. Sto usando l'emulatore, ma ce l'ho fisico. Scusatemi, non ho capito. L'avete visto anche voi? No, fermi. L'avete visto? L'avete visto che mi si era spento? Forse non basta uno, però è un casino, perché ragazzi... Allora, è un casino, perdonatemi, datemi un attimo, perché... Allora... Ho sbagliato, dovevo incendiarlo. Allora, questo lo abbassiamo. Perché il problema è che le fiamme non si spengono mai del tutto. Cosa devo tornare indietro? Forse devi farlo due volte. Aspetta. Però scusami, ma... Allora, perdonami però anche così. Non mi fare vedere che si spegne il fuoco, perdonami. Perché è una cacata. Cioè, siamo sempre lì. Perché le cose devono essere sbagliate in questo gioco? Come funzionano le cose? Allora, iniziamo da qua. Sì, sì, sì. Cioè, non mi dovrebbe fare vedere quel video lì. Non è giusto che me lo mostri, capì? Ragazzi, non ditemelo, fermi. Fermatevi tutti. Non ditemi cosa devo fare. Però questa scena non me la dovrebbe fare vedere.
perché alla fine non ha spento niente, quindi non dovrebbe farmela vedere. Comunque ripeto, non ditemi niente, voglio fare da sola, grazie. Ricordo a tutti quanti che il backseating non è accettato da me, a meno che non sia io a chiedervelo espressamente. Incendio! Facciamo di qua e vediamo. Ora i fuochi si dovrebbero spostare, credo, dall'altra parte. No! No! Allora, e me ne ha spostato uno. Però adesso devo, aia, andare di qua e mi sposta l'altro. Basta! Che schifo! Allora, questo deve fare di qua. Sbaffi, ci stiamo provando a finire il gioco. Ci stiamo provando. Allora, non è di qua. Devo andare dall'altra parte per togliere l'altro, perché uno sposta una roba. Ok, allora, se faccio quello di qua, teoricamente dovrebbe spostarmi l'altro. Boom. Metti di lì. Perfetto. No! Che schifo questi cosi. Madonna, che fagiolata che devono essersi mangiati. Allora, a parte le sciocchezze, ragazzi, ho sbagliato. Vai, vai, fai quello che devi. Anche te, per favore. Ok, saliamo. Mancava solo questo lato qua. No, bravissimo. Avevo il rischio, ci abbiamo rischiato di cadere tantissimo. Vai. Spingi. A posto? A posto, niente più scuse? Non c'è il fuoco. Ok, devi passare, bro. Allora, a posto, ci siamo, ci siamo. Ragazzi, siamo a 47k. I 50 sono dietro l'angolo, dai. Io confido in voi. Ce la possiamo fare, ragazzi, ce la possiamo fare. Ce l'abbiamo fatta, comunque. E da qui si va avanti. I giochi di Lupin sono molto più complicati ogni volta di mettere le combinazioni e le casse forti. Non ho questo memoria nel terzo film, nel terzo gioco. Rebby, grazie per il follow. Potter, 40 punti a Grifondoro. Dagli di punti. Per oggi è tutto, la lezione è terminata. Vi ho fatto anche la giornata, sicuro come la morte, per svegliarci in piena notte e fare cose illegali. Sicuro, così è di solito. Ehi, hey Harry, non dimenticarti che ti aspetta l'incontro di Quidditch con... Basta Quidditch! Basta Quidditch! Dai! Che due palle! Ma ogni giorno c'è un incontro di Quidditch! Ma la mia vita perché deve essere così? No, sì, ma è semplice, Metal, sì, è semplice. No, peggio, peggio, Kali. Magari dovessimo svegliarci in piena notte e spacciare, quello sarebbe più facile. Secondo. Ordine in arrivo, tre piatti Susie di Rock. Extra a parte, due assaggini di formaggio piccante. Un trionfo di fegato cipolle e una bistecca scolpita a forma di trota per lei. Prego, si accomodi, si ordini pure da mangiare, che a bere ci penso io. Grazie mille per il follow e benvenuto. Andiamo a soffrire con la partita di 15, ragazzi, che palle. Ma ogni giorno una partita nuova non è possibile. Coraggio, Harry. Ah, ti prego, stai zitto. Stai zitto, Ron, stai zitto. Chissà poi se qua abbiamo il diario di Tom Riddle con le cose, ma considerando che saremo già a metà gioco, non credo. Non credo proprio che ci sia una roba così sofisticata. Bravo, cammina così, coraggio, io vado avanti. Oddio, stai zitto, ci sto andando. Mio Dio, è come mia mamma quando mi chiama per il pranzo e io gli dico: mamma, sto arrivando, 2 minuti. E 30 secondi dopo: sono 30 minuti che ti chiamo. Avete rotto le palle tutti, dovete darmi il tempo di farle le cose, ok? Ecco. Ale, ma io non ho idea di che giochi sulle casseforti tu stia dicendo, non le ho presenti. Non so di quali casseforti tu stia parlando. Siamo a 50k, ma siete incredibili, ragazzi. Siamo vicini, oddio, più o meno vicini al battere il record generale dei like alle mie live.
Io vi chiedo 55K. Ci possiamo arrivare. In Hogwarts Legacy non ci sarà il 15. Sono molto contenta di questa cosa, Alessia, perdonami. Ma sono molto felice se non c'è. Perdatemi, non lo sopporto davvero il 15. Ce l'ho veramente qua. Il diario l'ha dato luce a stagione all'inizio del gioco. È vero anche quello, però magari non lo prendiamo noi, Cali. Cioè, magari non finisce in mano nostra. Magari rimane a Ginny tutto quanto il gioco. Dai che battiamo Ron sul tempo stavolta. Non ci recupera più. Dai ragazzi, che facciamo delle cose incredibili oggi. Corri Harry. Corri Harry. Corri. Alessandro, grazie per il follow. Ti ho battuto, forza, Ron, maledetto. Forza, Harry! Sono davanti al campo di Quidditch, cosa vuoi ancora? Benvenuti allo stadio di Quidditch. Per assistere, Alessandro, grazie per il follow. Sicuramente con un piatto sospeso. Corvo Nero contro Gryffondoro. È il gioco di PS2, Mix. Non PS1 ma PS2, sono un po' diversi, dicono. Bie, grazie mille per il follow. Forse Gryffondoro ha un'impostazione più difensiva. Bella presa di Corvo Nero. Il cercatore di Corvo Nero ha in svantaggio da... La cosa che mi fa ridere è che la voce di Lee Jordan è quella vera. È quella proprio dei film. Una collisione violentissima tra i due giocatori. Grande presa da parte di Corvo Nero. Arrivo. Arrivo, allora, il devo farcela. Corvo Nero è parecchio indietro. Cerchiamo di farcela a prima botta, per favore. Il cercatore di Corvo Nero è così indietro che un recupero sembra molto difficile. Dov'è? Dov'è? No, l'ho perso. Ma posso recuperare, ok. Eccomi. Ora il cercatore di Corvo Nero. Il cercatore di Corvo Nero è Cho Chang. Chang, fermati. Harry ti verrà dietro fra qualche anno. Dammene un paio. L'ho fatto una presa dietro terribile. Scusami, Cho. Perdonami, Cho. Allora, stiamo facendo una partita esemplare. Ne abbiamo perso solo uno. Silenzio. Concentrazione suprema massima. Dai. Dai. Dobbiamo fare ancora un po' di giri. Ho sbagliato. Semplicemente fantastico. Ho sbagliato, ma c'ero quasi. Porca vacca, li ho persi. Stavo facendo una roba incredibile. È finita la magia. Però lì davanti. Ma dai, il bolide. Volo veloce. Non ce l'ho. Non ce l'ho il volo veloce. Dai. No. No, Cho Chang, vattene. Chang, vai via. Ragazzi, arrivo un attimo. Ora vi leggo le chat. Scusate, facciamo finire la partita di corro di contro il Corvo Nero. Che qua sono disgraziati e disperati tutti. Non l'ho preso. Ero lì, ma non l'ho preso. Allora, Corvo Nero la prende. Ma dai, ma proprio in pieno mi ha preso. Arrivo, Una collisione violentissima fra i due giocatori. No, it doesn't. Michael, we don't have a neutral form such as they them. Allora, aspetta, dai, ma non è giusto. Ma questo è fallo. Ma no, dai, che caspita. No, no, è Cho Chang la cercatrice di Corvo Nero. Porca vacca, Corvo Nero, dai. Ma Corvo Nero se ne va. Dove ti dico io se ne deve andare Corvo Nero, dai. Dai, è leggero vantaggio. Non è giusto però. Basta. Allora, sì, però posso dire che do coglioni. Ma basta. Dai, dai. Allora, un attimo, Niente, non lo recupero più, Oh sì, sì, forse sì, perché il gioco vuole che io vinca, quindi per forza. Basta, ma è possibile che succedano ste cose, dai. Ciao ciao, mi dice pure. Dai, dai. Ma non è giusto. Già ci bastano i bolli di porca vacca. Non è vero niente. Quel bolide si è abbattuto con grande violenza.
Dai. Allora, sta diventando fastidioso. Oh, ti prego, grazie. Ti prego, grazie. Ha vinto Corvo Nero. GG. Non mi interessa, è stata una partita di merda. Scusami, ma possibile mai? Scusami. Ah, per la Coppa del Quidditch. Per fortuna non mi interessa la Coppa del Quidditch. No, allora, regà, ma voi l'avete visto che era ingiocabile per me, giusto? Cioè, mi arrivavano... C'erano due bolidi che mi arrivavano da tutte le parti. Il cercatore di Corvo Nero continuava a farmi testa-coda. O coda-testa, dipende dove era posizionato lui. E tutti gli altri che mi prendevano davanti. Ora, perdonami, non è giusto però così. Non è una partita normale. Ora, io avevo dei problemi... Cioè, Harry aveva il bolide in una partita. Ed era uno. Non aveva tutto il campo contro, caspita. Già un gioco di merda, poi figurati. Cioè, il Quidditch, ovviamente, intendo, non il gioco in sé. E... Sono molto d'accordo con te, Pie. Corvo Nero è meglio di Grifondoro. Pie, no, non gioco a Mortal Kombat. Art, grazie mille. Sono contenta che... di starti simpatica. Si erano tutti su di me. Erano tutti su di me. Non prendertela, Harry. Hai fatto del tuo meglio. Adesso vado a dormire. Cioè, era ingiocabile. Vi dico la verità. A livello proprio di gioco, era ingiocabile. Non potevo muovermi. Troppa gente addosso. E perderemo anche quella con Serpeverde se sarà uguale. Ve lo dico... Perché sicuro ce la impropinano quella con Serpeverde. Vi pare che io non lo so. Domani ci arriva quella con Serpeverde. E comunque non ha senso perché dice... Non prendertela, Harry. Ma va, affogati, Ron, affogati. Me la prendo, sì. Per fortuna che non è Harry che se la prende, ma sono io. Ah, mannaggia. Ecco che viene calcolato il totale dei punti delle... Meno male, Metal, meno male. Sono contenta che ti funzioni bene, TikTok. Serpeverde ha quanti punti? 362. Corvo Nero. Corvo Nero ci avrà superati a questo punto. 280, mi sa che c'è... No, è proprio dietro di noi Corvo Nero, mi sa. Perché ha preso un botto di punti con la partita. 280 anche lui? Orco! Grifondoro. E noi... Mamma mia. Mamma mia. Al comando c'è Serpeverde. Al comando c'è Serpeverde, ma Tasso Rosso e Corvo Nero sono lì lì che ci fanno piedino, eh. Ron è caotico e fuori controllo, sono molto d'accordo. Pericolosissimi, ragazzi, pericolosissimi. Sta andando tutto in mona. È tutto in mona. Ma ce la possiamo fare, sono fiduciosa. Ragazzi, 60k sono lì. Sono lì dietro i 60k, dai, abbiamo fatto i 55 poco fa perché siete meravigliosi. Anche a 60 possiamo. Con la partita prendevo punti, sì sì sì, sicuramente Metal, sicuramente. Infatti, ma sembra che sta cagando. Che ne pensi di questo? Cosa mi stai dando? Sembra un vecchio diario. Sì, vabbè, me lo dà Ron il diario, mo. Antonio, grazie per il follow. Aspetta, io questo nome lo conosco. 50 anni fa Tio Riddle ebbe un premio per servigi speciali resi alla scuola. Tutto sbagliato qua. Gazza mi ha fatto pulire. Sicuramente se andassi a rifare la partita Metal probabilmente mi darebbe un botto. Beh, di punti, ma non voglio. Non c'è scritto niente. Tom Orvolosan Riddle. In realtà era Marvolo, però vabbè. Mi chiedo perché qualcuno abbia voluto liberarsi. Te l'ho detto che è caotico, ma davvero, eh. Quella sera Harry andò a letto prima degli altri compagni di stanza perché voleva esaminare il diario di Riddle. Si sedette sul letto a baldacchino e sfogliò velocemente. Uè, Nathan, buongiorno. Ground Life, grazie mille per il Gold Award. Un bacio grandissimo. Sono Hogwarts e stanno accadendo cose orribili. Ah, così ce la fanno fare questa roba? Va bene. Certo che so della Camera dei Segreti. Sì, lui! Al quinto anno la camera venne aperta e il mostro uccise una ragazza. Io presi la persona che aveva aperto la camera e questa fu espulsa. Posso fartelo vedere se vuoi. Posso portarti dentro al mio ricordo della notte in cui presi il colpetto. Posso fartelo vedere se può. Va bene. Harry rimase ipnotizzato dai ricordi, sì, che ti prego. Tom Riddle gli mostrava. Io su Legacy, se non sono Corvo Nero, riavvio il gioco Hagrid. Sempre, ci sta. Ma è bruttissimo! Cosa ci fai qua giù, Tom? Mio Dio, che voce, Hagrid. È finita. Non penso che tu volessi uccidere nessuno, ma... I mostri non possono diventare animali. Perché Goyle magro e alto? Dovresti saperlo. Invece non di essere vero Tom Riddle? Nessuno. Coraggio. Il minimo che Hogwarts possa fare è assicurarsi che la cosa che ha ucciso quella ragazza. Notare che non ci fanno vedere Hagrid. Non è stato lui, è bruttissimo. Non lo farebbe mai.
Non sarà un gioco di Harry Potter, perfetto, ma bello. Fermati, Ale. Quale non sarà un gioco di Harry Potter perfetto? Di quale stai parlando? Ground Life, grazie mille per le rose. Un bacio grandissimo. Sansi, grazie per il follow. Allora, l'emulatore... chi è? Gabriele? E PCSX2. Tipo. Ho ringraziato. Datemi un attimo. Buongiorno, Joe. Vi ricordo, ragazzi, che è in delay la live. Scusa, che dovevamo fare? Parla con Hagrid. Ma di notte? Ma perché non posso fare le cose di giorno? Ground Life, grazie mille per il follow. Voce di Hagrid? Posso fare... O Tom che dice posso fartelo vedere? Sì, incredibile. La voce di Hagrid sembra Doraemon. Sì, è quella. È proprio quel doppiatore lì. Nathan, grazie per il follow. User, grazie per il follow. Io, grazie per il follow. O io, dipende come lo devo leggere. Grazie a tutti, ragazzi, grazie a tutti. Cerchiamo di andare verso l'infinito e oltre. Mi riferivo al secondo, per me era bello. Poi sono gusti. Allora, Ale, i primi tre giochi sono i migliori della saga di Harry Potter. Il secondo un po' meno. Diciamo che il primo e il terzo sono i migliori. Wednesday, prova copriti. Azzurra, grazie per il follow. Copriti tanto, Wednesday. Veramente, prefetto, veramente stupito, ma davvero. Tu giocheresti il nuovo gioco di Harry Potter? Assolutamente sì, ragazzi, lo compro, ci giochiamo al day one. Dobbiamo capire se il day one lo dobbiamo giocare il 10 di febbraio o se comprandolo in anticipo posso giocarlo il 7. Dobbiamo capire questo, perché con la Deluxe posso giocarlo prima. E il nuovo Harry? No, Daniele, certo che no. È il più vecchio, è uno dei più vecchi questo qua. È il secondo mai uscito, tipo. Per PS2. Lo so che esce Hogwarts Legacy, ragazzi, lo so. C'è qualcuno qui intorno? Chi? Non è vero! Non c'è nessuno! Yeah! Tolto Legacy sarebbe bello vedere dei remake. Sì, ne parlavamo anche prima, però devono farli bene come hanno fatto il primo gioco. Li devono fare tutti come il primo gioco, con grafiche migliori. Non come il secondo, come il primo. Massimo come il terzo. Che nel terzo gioco, ragazzi, di Harry Potter, puoi usare tutti e tre i personaggi del trio. Quindi non soltanto Harry, ma anche Ron e Hermione. Che è una cosa che vi assicuro è meravigliosa. Quindi secondo me dovrebbero utilizzare questa meccanica del terzo con la tipologia di gioco che era il primo gioco e farci tutta la saga. Sarebbe la cosa migliore da fare, secondo me. Lasciati andare, Harry. Non si lascia andare, Harry. Daniele, grazie per il follow. Comunque sì, a febbraio esce il 7 per chi ha la Deluxe e il 10 per chi non ce l'ha. Però stiamo considerando sempre per il PC, perché poi dipende le console. Esce prima, esce dopo. Un po' non sbatti. Francesco, grazie per il follow. Puoi saltare adesso, grazie. Sai il costo più o meno? Allora, su computer costa 59€, 70 con la Deluxe. Mentre sulle console dovrebbe aggirarsi dai 60 ai 70 in generale. Sono quelli i prezzi comunque. Meno di 60-70 non c'è. 50 comunque intendo 59,99 per il computer. Giochi per tutto il computer, vedi. E allora sì, i prezzi sono quelli. Sono una sessantina. Il minimo che puoi sperare è la sessantina. La Deluxe, ragazzi, vi dà set cosmetici in più, un Testral da cavalcare, la possibilità di giocare in anticipo e qualcos'altro che non mi viene in mente. Arene, strane cose. Sì, sono i Gitrash quelli. Il presidente dei consiglieri della scuola. Sono costretto a intervenire e a mandare. Ettore, grazie per il follow. Via dove? Non nella prigione dei maghi. Non ad Azkaban. Ad Azkaban. Lucius sembra un drogato. È bruttissimo, Lucius. Dal ruolo di preside di Hogwarts. Se i consiglieri vogliono la mia rimozione, Lucius, naturalmente mi farò da parte. No! Lucius Piacioi. In ogni caso. Ma siamo a 60k e nessuno mi dice niente. Ma siete favolosi, ragazzi. Ragazzi, siamo a 20k di distanza dal mio record. Arriviamo a 65. Piano piano, secondo me, ci possiamo arrivare a battere il record. Dai, dai, ragazzi. 65k. Questo lo porterà sulla pista giusta. Parla pure in ritardo. Non ho altro da dire. Non ci posso credere che questa è la chiave di tutto. Adesso letteralmente muore, ci ha dato una chiave. Non vorrai mica far aspettare i dissennatori. Che cacchio? Va bene, vengo.
Ma che caspita. Sì, no, Lucio, sei terribile, Chiara. È proprio terribile. Prendi la chiavona qua. Ciappa la chiave. Ciappa la galeina qua. Prendi su. Seguiamo i ragni. Sì, i ragni portano di qua. Cioè, però fa ridere. Questa è la chiave di tutto. Tieni, letteralmente la chiave. No, io non ho parole. È meraviglioso, ragazzi. Le prese per il culo di questo titolo sono incredibili. Non sei perfetto al 100% in confronto al gioco dei gormiti e per la Wii. Vabbè, Ale, adesso te fai dei paragoni che non c'entra niente, però. Se devi paragonare un Harry Potter, puoi paragonarlo soltanto ad altri giochi della saga. Ma non lo sto criticando, nel senso, considera che rimane nella mia top 3 di giochi preferiti di Harry Potter, Ale. Cioè, non credere che a me non piace. Salve! Come faccio? Li schivo? Li schivo! Difindo? Serve difindo? Non lo so, serve? Eleonora, grazie mille per il follow. Allora, difindo! Ho difindato! Dovevo bruciarlo, ho sbagliato. Vai, fammi passare, fammi prendere qua. Comunque pozioni quest'anno non si fa. Nei gormiti per la Wii i nemici saltano. What? Elissa, questo gioco qua si chiama Harry Potter e la Camera dei Segreti ed è quello per la PlayStation 2. Vecchissimo. Non di qua, di là. Li ignoro tutti. Woohoo! Salve. Fammi andare, fammi passare. Vado via. Brucialo, perché non si brucia? Ah, ma li uccido tutti così, meraviglioso. E a posto. Joe, chiama il dottore. Oh, signor Malfoy, che piacioi conosciuoi. Io sono... Lui è Draco Malfoy. È un piacere. Sono Lucius Malfoy. Adoro che qualcuno conosca quel montaggio. A parte me, Cali. Ma sono un amico di Hagrid. Meraviglioso. Hagrid non ha mai mandato esseri umani nella nostra tana. Sì, ma io lo facevo meglio sto doppiaggio, regà, dai. Via via, Draco. Più garbaco. Vai. A scuola pensano che Hagrid abbia organizzato qualcosa contro gli studenti. Lo hanno portato ad Azkaban. Ma questo è successo tanti anni fa. Tutti credevano che fossi io. Madonna, non lo posso ascoltare. Lucio un Benfoy, madonna. Pensavano che Hagrid avesse aperto la camera. Non lo si può ascoltare, è terribile. È questo il motivo per cui fu espulso. Fra Zofia, grazie mille per il follow. Ma allora tu non vieni dalla Camera dei Segreti? Certo che no, non l'hai ancora capito, no, cretino. Vengo da una terra lontana e Hagrid si è preso cura. Chiara, ti prego, chiamami Fey. Sono Fey, non Just Fey. E comunque no, non l'ho visto. Ma perché io guardo l'intera saga, ragazzi? Una cosa tipo 5 volte l'anno, 6 anche. Perché adoro da morire la saga e tutte le cose che mi piacciono le guardo a bestia. Quindi non avevo bisogno che passasse in TV. E poi ieri sera ero in live, quindi non potevo, anche volendo. Beh, allora io vado. C'è anche su Prime tutta la saga. Te ne vai? Te ne vai? Non credo proprio. Lo so a memoria, ragazzi, Harry Potter. A memoria. E Sasuke, anzi Sasuke, grazie mille per il follow. Mi riferisco tantissimo a mio nipote, un ragazzo giapponese. Intanto su Twitch la gente sa. Su Twitch sanno tutti di cosa stiamo citando. E io sono innamorata di questo momento. Sempre meglio degli altri giochi. Ma sono d'accordo, Ale. Ale, ma io credo che tu stia fraintendendo quello che io sto dicendo del gioco. Perché da come mi rispondi sembra che tu pensi che a me non piaccia. Non è così. A me sta piacendo tantissimo, guarda. Mi fa ridere perché è sbagliato, ma mi fa ridere. Sicuramente è fatto meglio degli altri giochi. Insisto con quello che avevo già detto l'altra volta. I primi tre sono i migliori della saga. E questo è il 2, quindi è uno dei migliori della saga. Quindi ti sto dando ragione da mo. Mi sono lanciata nel vuoto! Ordine in arrivo, tre. Ho sbagliato. L'avevi mai giocato prima? Sì, ragazzi, io ho la collection vecchissima, le avevo giocati tipo 20 anni fa. Scolpita a forma di trota, per chi? Luis Cond, grazie mille per il follow. Grazie, benvenuto. Prego, accomodati. Ordinati pure da mangiare, che a bere ci penso io. Luigi, questo è il 2. È Harry Potter e la Camera dei Segreti. Devo finirlo, certo che lo sto ancora giocando. Devo scaricare il muratore. Mi ricorda la mia infanzia. Sono del 94, ero fogatissima. Io sono del 93, ero innamoratissima.
E perché uno dei migliori? Perché allora, anche se graficamente ovviamente siamo fermati, ovviamente gli anni 2000, ragazzi, ci mancherebbe anche altro. A livello di trama sono i più fedeli, a livello di cose da fare, di giochi da fare, sono i migliori. Sono fatti proprio bene, ti piace come è fatto, ok? Il 2 ha la trama sbagliata, però è fatto bene. Il primo e il terzo sono i migliori. Il terzo, per fare un esempio, ha una delle meccaniche che negli altri giochi non si è mai più vista, che è utilizzare tutti e tre i personaggi, sia Harry che Ron che Hermione, che rende la cosa sensata, perché ciascuno di loro ha delle caratteristiche, delle capacità che sono uniche per il tipo di personaggio che sono. Tipo, Hermione ha gli incantesimi più avanzati, Harry ha gli incantesimi più classici, mentre Ron è più furbo e alcune cose le può fare solo lui. Tipo, lui trova tutti i passaggi segreti, che ha senso essendo fratello di quei due, essendo un Weasley, ha senso. Per me dovrebbero rifare tutta la saga con questa cosa qua, del giocare tutti e tre personaggi, e rifare tutta la saga però come hanno fatto il primo, con quella meccanica del terzo. E devi fare bene i combattimenti, porca vacca. L'uno era fedelissimo a livello di tutto quello che succedeva, fedelissimo. Il terzo per me è il migliore, anche per me, Alessio. User, grazie mille per il follow. Cosa ne penso di Animali Fantastici? Se lo penso come saga a parte, che con il mondo di Harry Potter non c'entra un cacchio, mi piace. Se lo penso come cosa del mondo di Harry Potter, mi sono rifiutata a rivedere il terzo, ti dico solo questo. Allora, fermati tantissimo, Goffredo. Io l'ho giocato il 5, non è vero mai che è decente. Perché un gioco che non ti fa giocare il combattimento finale, che ti dura appena appena 8 orette scarse così, è una merda. Perché io non mi è piaciuto a me il quinto, mi sono incacchiata durante tutto il gioco. Tutto. Ho 29 anni, ragazzi, 29. Sono 95, facciamo la scala. GTA 5 sono tutti e tre personaggi. GTA 5, che c'entra GTA 5? Il quarto era terribile, no. I videogiochi di Harry Potter sono tratti dai libri, sì. Tranne il secondo, che chiaramente non avevano il budget per farlo preso dai libri, perché avevano dei problemi, però sì. Ragazzi, ma li avete giocati tutti? Perché il punto è quello, dire il 6 era bello, sì, ma li avete giocati tutti prima di dire che era bello. Ma io dove devo andare, scusatemi? Fermi, perché non mi ricordo dove devo andare. La PS1 no, ragazzi, non l'ho mai avuta purtroppo. Sono molto triste per questo, ma la PS1 no, avevo direttamente la PS2 io. Ma c'è strada qui sulla destra, secondo voi? Ah, aspetta! Fermala! L'ho mangiata? L'ho mangiata. Posso passare di qua? No! No, non si passa di qua. No, ma Metal, intendevo giochi di Harry Potter. Intendevo giochi di Harry Potter, non giochi in generale. Sali, Harry! Ma che caspita stai facendo? Allora, dov'è che devo andare, ragazzi? Scusatemi. Sono un po' confusa. Devo saltare da qui a lì? E una volta che ho fatto questo, che devo fare? Vado di qua? E che ho concluso? Allora, sono confusa perché c'è qualcosa che non funziona. Ma c'è un passaggio qui? No. Aia! Allora, fermi. Credo di doverli uccidere tutti. Non lo so, io provo a ucciderli. Aia! Ma mi fanno un male cosmico! Poi saltano, che fanno dei viaggi questi qua. Piglialo! Ok. Allora. No! Ok. Io non sto capendo se sto sbagliando tutta la strada. Probabilmente sì. Ok, quello. No! Vabbè, me lo sono fatto cadere. Va bene. Però sono quasi morta. Di qua? C'è un buco qua. Ma da qua dove sono arrivata io, mi sa. Che devo fare? Ragazzi, gioco dal computer con l'emulatore, col gioco fisico. No, sono infiniti. Benissimo. E allora che devo fare? Allora, raga, devo capire dove devo andare, perché non sto capendo. Fatemi vedere di qua. Svirgolo tutti. Là sopra c'era una roba per curarmi. Ci posso arrivare così? Ispezionalo. Prendi qualcosa. Cos'è? Prendila, picchiala. Ok, mangiala. Meraviglioso. Ok, adesso di qua. Ma di qua non ci ricongiungiamo dove eravamo prima? No, ok. Ok, trovata la strada.
Michael Littlewood. Ci siamo, dai, possiamo andarcene, via, lasciami andare, schifoso, vai, vattevati. L'ho visto. No, non era quello che pensavo. Ok, è un casino qui, ragazzi. Mamma mia, che dodge. Ma devo andare di qua? Aiuto. Chissà dove caspio sto andando, cioè, non lo so. Infilati, Harry. Boh, sto andando a caso, ragazzi, sto andando a casissimo. No, non cadere. Allora, ok, lì sopra c'è una roba. Ci posso andare? Però non mi interessa, dai, no, andiamo direttamente via. Michael, it should have the Italian dub. Dovrebbe essere la strada giusta, meraviglioso. Magnatela. Ci siamo, siamo usciti, chissà, Ehi! Lassame sta. Mamma mia, tutto in corsa. Questo non lo apro, non mi serve. Posso andarmene, sono ancora full vita. Sono piena di cose da tutte le parti. No. E mo? No! Intende il doppiaggio italiano, ragazzi. Dove è finita la macchina volante? Bella domanda, non mi ricordo. Eli, grazie mille per il Milo. Un bacio, oddio. Dove sono? Ah, sono qua. Porca vacca. E che devo fare? Devo saltare qui? No. Grazie per il cuore, Eli. Un bacio grandissimo. E gli altri Milo? Devo rompere la ragnatela, ok, ci riproviamo. Con calma, non dobbiamo tornare indietro, tranqui. Ciao Andre! Dice, devi rompere la ragnatela, in che se... Ah, questa, così? Rompiamo sti robi che mi danno fastidio tantissimo. Beh? Ah, ma devo andare di qua, non l'avevo capito. Ok. Ah, no, si è lanciato. Sono viva. Aia, ma ci sono così diversi adesso. Dove sto andando? Non lo so, io vado. Ma che palle. Prendo qua. Joe, sono molto d'accordo. Adesso i giochi di ora purtroppo si basano al 90% sulla grafica. Però io sono dell'idea che un gioco è... non è solo quello. Tendo a preferire tipo questi giochi qua. A me fanno impazzire perché sono belli complicati. Lucifer, a fare cosa sono riuscita? Devo vedere bene però, perché qua... No, porca vacca. Fammi passare, ci sono delle robe incredibili di lì. Sono riuscita a fare cosa? No. Ma dai. Ce la possiamo fare. È una bistecca scolpita a forma di trota per Virgi. Buongiorno, benvenuto fra di noi. Grazie mille per il follow. Prego, accomodati. Ordinati pure qualcosa da mangiare se ne hai voglia. E che a bere poi ci penso io. Però dopo abbiamo un problema. Non posso andare avanti perché ci sono i ragni qua. Devo andare indietro ma non posso più. Allora, se mi muovo loro vincono. Ecco. E niente, Harry. Sta volando. Va bene. Allora, devo ucciderli prima di andare di là. Mi sono stata troppo esosa e velocista e sono andata di corsa. Ma no, devo fermarmi e fare le cose come si deve. Siamo 65k, ragazzi. Siamo 65k. E io sono confident del fatto che se volete possiamo arrivare a 70. Ce la possiamo fare, ragazze. Ragazzi, i 70 sono vicinissimi. Posso? Allora, uno... Madonna, che punitivo. Ok, sono caduti tutti quanti via. Possiamo andare via. Arriviamo a 100. Joe, magari. Già se arriviamo a 80k, abbiamo superato il mio record. Mio record generale di tutte le mie live. Eli Joy ha inviato un forziere e anche delle rose prima. Grazie mille, ragazzi. Un bacio.
Scusate, ogni tanto mi perdo i messaggi, perdonatemi. Ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta. Allora, attenzione. C'è sto qua. Gira, giro tondo, quanto è bello il mondo. No! Allora, stava cadendo tantissimo camminando nel pizzo della vita. Lasciami. Lasciami. Che devo fare? Brucialo. Ma che combattimenti strani. Aiuto. Che è successo? Grazie per i Milo. Un bacio grandissimo, Eli. È caduto. Disgraziato, yeah. Grazie ancora, Eli. Ma sto cadendo, sono caduta pure io? Ma io perché? Perché sono caduta? Ragazzi, manca un follower su Twitch e siamo al 430. Madò. Oh no, Aragog. Te devo bruciare? Come funziona? Ah, easy. Easy. Cioè, no, non è easy. Devi mirarlo, bro. Miralo. Dai, mamma mia. Ok, allora. Ma non è... perché lo devo proprio uccidere, poverino? Sì, no, gli cade appresso a casissimo. Sì, non farti domande, Cali, non farti domande. Alzati. Se sei un ragno, alzati. Bro. Tiè. Alzati. Ma ha lasciato una ragnatela. Ok, devo dargli fuoco. Michi, mi dà la vita. Mi dà la vita la ragnatela. Mamma mia. Mamma mia, la vita. Grazie signore che anche lui pensa a me, ironicamente. Alzati. Alzati. Aragog. Aragog. Cosa dirà tua moglie Shelob? Ok, vita. Finché c'è vita c'è speranza. Però poca era, porca vacca, pochissima. Allora, piano. Stacce. No, non me ragna le cose, Aragog. Bella, Aragog, allora. Alzati. Detto, maledetto pungiglionissimo. Harry che gli cade dietro presso a caso. Sì, a casissimo. Dai, alzati. Su. No. Aia. Non l'ho preso? Non me lo mira. Dai. Devi darmi la vita, bro. Devi darmi la vita. Arzate. Ho detto arzate. Sì, esatto. Sì, ma me lo devi mirare, santa di quella miseriaccia, come direbbe nessuno. Te. Disgraziato di un Aragog. Mi fai per favore la ragnatela dall'alto così posso curarmi? Aragog. Aragog, ma non posso saltare, Aragog. E porca. Ciao, Bemus. Bemus, un abbraccio grande anche a te. Grazie mille per essere passato. Un bacio. Come stai, Bemus? Tutto a posto? Ah, ma non mi ha tolto tutta la vita. Cioè, lui è rimasto con tutta la vita di prima. Va benissimo. Roberta, grazie per il follow. Posso girare? Madonna, però se non me lo miri... Ok, no, non l'ho preso. Sono contenta che ti piaccia, Alessia. Sono veramente contenta. Fate la settimana di stacco da internet. Come mai? Bemus, se posso chiedere. Se non posso chiedere, tranquillo, non mi rispondere. Santi, grazie per il follow. Flipendo. Sì, flipendati. Però tu ti devi alzare, bro. Aragog. Aragog. Su, set. Te, Aragog. Piglia sto ceppa. Tiè. Tanto è difficile, bella zia. Ah, va bene. Aragog. E Anthony, sì, porto anche il terzo e poi porto direttamente a Hogwarts Legacy. Non ne porterò altri. Per ti prego, però lo devi mirare bene. Dios mio. Va bene, Bemus, va benissimo. Spero che tu adesso ti senta meglio, comunque. Ah, guarda qui che c'è. Aralo. La mia vita, la cura, la vita. Dammi... Non c'era, c'ho soltanto gelatina del cacchio, dai, no.
Cattivi. Cattivi, non me lo mira, miralo! Vabbè, ma sei incapace. Tiè, 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 Aragog, tiè, Aragog. Vai via. Cioè, io non so cosa stiamo giocando. T'ho preso più volte. Vorrei prendere anche lui, ok? Mi dai della cura, per favore, ho bisogno di vita. Vita? No, niente. Porca di quella sottana. Bella, Aragog? Bella? Aiuto! Aragog, però che caspio. Dai, no, ma sei davanti a me, Aragog. Insomma. Insomma, Gog, dai. No, mi prende. Morta. Va benissimo, Bemos. Buon appetito anche a te. Grazie mille per essere passato, allora. Un bacio grandissimo. Attenzione! Mamma mia. Ma io posso partire che sono viva così? Non me lo mira. Ma dai. La cosa positiva però è che la vita tolta rimane tolta. Però questa cosa da una parte è anche che palle. Ce l'hanno semplificata proprio. Perché? Cioè, la mia salute mentale ringrazia. Però non è molto giusto. Questo che vuole? Disgraziato. Te spero. Alzate. Ah, t'ho detto alzate, bravo. A posto. L'ultimo colpettino ed è fatta, raghi. Dammi la vita. Che palle ste gelatine del cacchio. Aiuto! Mamma mia, come non mi ha preso. La hitbox è tutta sbagliata, per fortuna. Mamma mia. Che se fa? Si gira? Bro, alzati. Fammi niente. Bravo. Bravo che ascolti. Fatta. Ragazzi, siamo a 68k. Possiamo arrivarci a 70. Dai. Dai, che io vi gaso. Spero di gasarvi, non lo so. Spero di. Vai, 70k dietro l'angolo sono. Ma poi perché stiamo uccidendo Aragog? Attento, Ron? È arrivato in macchina Ron? O è la macchina che ci sta parlando? Ah no, c'è Ron. Le musiche sono proprio quelle del film. Grazie, Ron. Ci è mancato. Non era così, però grazie Ron. Grazie alla macchina in realtà, però va bene. Va bene, mi accontento perché Ron non era con noi. Ciro Tartaglione, grazie mille per il follow. Grazie millissimo. Posto? Posso andarmene a dormire adesso? Devo tornare lì a mano? Oh mia, subito, via. Mamma mia. È stata una giornata lunghissima questa. Lunghissima. Chissà cosa ci tocca mo. Strano che non abbiamo fatto pozioni mai, comunque, eh. Mai, cioè non c'è mai stata una cosa di pozioni, non abbiamo mai visto Piton. Oh, ho dormito troppo. Oh no, la partita di Quidditch. Devo andare allo stadio di Quidditch. Ma io non ci voglio andare allo stadio di Quidditch, porco cane. Werther, ciao, buongiorno. Come va? Tutto bene? Ci manca un incantesimo, regà. Ti prego. Oddio, la visuale. Quante partite di Quidditch tutto oggi. Che fatica, ragazzi, che fatica. Werther, grazie mille per il Gold Award. Un bacio grandissimo. Mi sa che potenzialmente, se riusciamo a fare dei miracoli incredibili. Niente pozioni, si gioca solo a Quidditch. Sì, che palle. Avrei preferito tantissimo di più pozioni. Tra l'altro mi hanno dato la fiala per guarirmi, ma non mi hanno dato, a parte che in un paio di dungeon, non mi hanno mai più dato niente per fare la pozione per guarirmi. Mai più, mai. Non l'ho vista neanche l'aula di pozioni, mi sa. Forse sì. Forse sì. Scusa un attimo, prima della partita provo ad andare un attimo a pozioni, perché c'è qualquadra che non mi cosa.
Ho un vago ricordo di esserci passata io dall'aula di pozioni. Ma perché? Ben passato di qua, Werther. Ma i ragni che si suicidano. Oggi c'è la grande sfida contro Serpe Verde. Sono felice che sia tu ad andare in campo. Dopo quello che abbiamo scoperto la notte scorsa, io non ce la farei proprio. Che infame bastardo che sei! E anch'io. Non possiamo dire a nessuno del diario. E non voglio essere io a rivelare perché Hagrid fu espulso 50 anni fa. E poi c'è... Uccidere adesso. Fare a allora, a Locke pezzi. L'abbiamo visto una sola volta, è tutto Scorda. Questo. E lui ora sente le voci, credo per... La voce, forse la seconda volta. Sì, infatti, la seconda volta. Voi no. Harry, credo proprio di aver capito una cosa. Devo andare in biblioteca. Ha capito che... perché è rettilofonissimo lui e che chissà quindi la sentiamo per capito. Quello. Stiamo per perdere Hermione e dopodiché probabilmente io. Andiamo. Ma perché è dovuta andare in biblioteca? Perché Hermione è fatta così. Nel dubbio, va in biblioteca. Adesso, Harry, ti conviene darti una mossa. La partita. Sì, fammi andare che non c'ho voglia già. Allora, vorrei... Posso andare, Harry? Harry, credo di aver capito una cosa, sei psicopatico. Sì. Chiaramente sì. Allora, vorrei andare a vedere se esiste l'aula di pozioni. Tanto di base, se esiste l'aula di pozioni. Che già quello è tanta, tanta roba. Andiamo a vedere. Comunque mi sa che stasera non ho modo di scappare dalla... dall'incredibile realtà di dover finire Scorn. Mi sa che non posso sfuggire a questa cosa. Vai allo stadio di Quidditch il più in fretta possibile. Ma io volevo andare a cercare... Vabbè. Un prefetto di Serpeverde che me lo diceva, eh. Onesto. Andiamo a vedere se riusciamo a farci sta partita maledetta. Non ti preoccupare, Cali, non ti preoccupare. Allora, possiamo, dai, veloce, che devo già fare una roba che non mi piace. Ci devo pure mettere 6 anni ad arrivarci, mio Dio. Ragazzi, siamo a 70k, ma perché nessuno mi avvisa? Ma siete incredibili. Grazie veramente tanto, siamo a tanto così da superare il record assoluto del canale. Tanto così da superarlo. Per superarlo dobbiamo arrivare a 80k. Ce la facciamo? Ce la facciamo? 80k superiamo il record assoluto del canale. Assoluto. Secondo me oggi ce la facciamo. Fate vobbis, ma secondo me ce la facciamo. Tanto corri, Harry, dai. Che ci aspetta un trauma dopo l'altro, ci aspetta. Ah, che sonno, che sonno. Mamma mia. Allora, dai. Anthony, grazie mille per il follow. Andiamoci a fare quest'ultima maledetta partita che veramente mi viene da star male solo a pensiero. E poi vediamo dove arriviamo. Vai. Io non so se la vinciamo, ragazzi. Dubito seriamente che riusciremo a vincerla. Ve lo dico, perché se va come la partita scorsa è finita. Vince sempre, sempre verde. C'è non l'ho presente Titanfall, Werther. Cioè, onestamente non ce l'ho presente. Metazarco, bentornato. Mi ha detto una voglia di farmi una maratona di Harry Potter aggravata che voi non avete idea. La rivalità fra queste due squadre è accesissima. Già. Che palle. Allora, aspetta, Allora, io non so. Levati! Un contrasto durissimo. I due giocatori sono quasi stati spazzati via dai. La vincono loro, raga, io ve lo dico. Harry Potter, assaggia questo. Aia! Poi riesce a portarsi in vantaggio. Dai! Spinta in avanti. E segna. Ricordare il vantaggio. Allora. Potter incredibile. Dai. Dai. Devo mettermi in una buona posizione per poter arrivare al boccino. Vai. Dai, zitti tutti. Mamma mia, no, superiamolo subito. Ho sbagliato tutto. Ho preso in faccia tutto. Fantastica presa di Spinelli.
Chi è Spinney? Buona accelerazione del cercatore di serpe verde. No, 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 no. Ha fatto porca vacca. Sì, ne ho bisogno, ma perché non sono buona. Non è Potter, sono io il problema. Dai, no, dai, l'ho mancato. Ho preso una botta della Madò, sì, No, ci sono di nuovo i bolidi, ragazzi, basta. Ma infatti siamo d'accordo che non dovrei neanche essere cacciatore con gli occhiali, Non vedo il senso di questa cosa. No! Dai, non posso perdere contro di loro, dai! Dai, ne ho perso uno. Anche Malfoy ha accelerato. Però, ma Malfoy va meglio. Non riesco. Li ho mancati tutti. Quasi tutti. Porca vacca, dai. 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 No, dai. Non ce la faccio, non ce la faccio a salire. Preparati a perdere, Potter. Dai, no, 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 dai, no. Dai, posso recuperare, posso recuperare. Siamo in vantaggio, siamo in vantaggio, siamo in vantaggio. Allora, ne ho persa una. E mi ha recuperato sull'unica che ho perso. Me l'ha fatta, me le fa perdere lui. Ma non vale. Dai, porca vacca. Allora, non è canonico se perdo, non è giusto. No, non riesco a prenderli, raga. Ragazzi, scusate, ora vi leggo, Eccellente presa da parte di Johnson. Una sola accelerazione e Potter dovrebbe riuscire per suo e voce. Vado! L'ha detto lui e l'ho cliccato. Era solo questione di resistere, quindi. Mio, ma al diavolo. Ah, santo cielo. Danilo, buongiorno. Come va? Tutto bene? Magari dispiacere la burro B. Allora, praticamente non avevo capito niente del gioco, quindi dovevo soltanto sopravvivere fino alla fine, finché lui, Lee Jordan, non mi veniva a dire: basta che fai quip, dovresti esserci, basta la spinta. E a lui cliccare. Allora, la coppa del Quidditch non la voglio vincere, ti giuro, non me ne frega niente. Non me ne frega niente della coppa del Quidditch. Beh, e con immenso piacere ti consegno la coppa del Quidditch a Gryffindor. Grazie, va bene, lo accetto. Pensavo di non vincerla, ma va bene. Anche se è vero che vincendo 3 partite su 4, voglio dire. Sono in pausa al lavoro, finalmente lo buono sono voluto connettere. Va bene, Danilo, però mi raccomando, concentrati al lavoro. Che lavoro fai, se posso chiederti? Non chiederti, Cali, è come il gioco scorso, che non si capiva perché stavamo vincendo e perdendo. Qual è il tuo record di Rai? 79k, ragazzi, è stato il mio record. Quindi con 80k abbiamo superato. Ce la possiamo fare, Gianluca. Io sono fiduciosa, fiduciosissima. Grifondoro, riaccomandati, ma per davvero. Grande. Peccato che Hermione non sia potuta venire. Cosa? Hermione non era alla partita? Infatti la partita non sarebbe neanche dovuta esserci per quello che è successo, Non so, magari è rimasta incastrata in un libro da qualche parte. Tu ci ironizzi, quella mischina è tutta bloccata, stanco, pietrificata. Vado a dormire. Ah, ho capito, Danilo, ho capito. Allora riposati bene, che sicuramente sarà stancante. Preferivo la coppa del nonno, sono molto d'accordo con te, Kinan. La coppa del nonno è molto meglio della coppa del... Del Quidditch maledetto. E Fisherman, il record di Spect è stato, credo, 160. Credo. 150-160, eravamo lì. Che viene calcolato il totale. Sì, comunque i tasso rosso sono viola, come colore. Luis Thomas, grazie mille per il follow, ragazzi. Serpeverde va 415 serpeverde. Buongiorno, Melissa. Corvo nero. 415 serpeverde. Corvo nero 370. E noi, come abbiamo vinto la Coppa del 15, a quanto saremmo arrivati? Rosso. Tasso rosso è 315. E noi? Gryffondoro. Tasso rosso sono gialli e neri. Cosa? Al comando. Ma siamo nella cacca, siamo. Scusatemi. Siamo messi malissimo. Non ti dico quando arrivano decimi cartoni del Silver. Oh, ma immagino, Thomas. Io avevo un'amica che lavorava in un negozio
dove si vendeva anche quello. E mi ricordo come tornava stanca a casa, me lo ricordo. Io non l'ho mai fatto, non lo posso fare perché ho problemi di schiena, quindi non posso sollevare, fare robe e stancarmi troppo. Però lo capisco davvero. Cerca allora di riposarti veramente tanto adesso, Danilo, mi raccomando. Di nuovo di notte. Dobbiamo andare a salvare Hermione perché secondo me questo è fine gioco adesso, eh. Dove sei stato, Ron? A cercare Hermione. Sono stato nell'ufficio della Megrani. Ecco. Subito dopo in infermeria. Cosa? La Megrani. Che scammata. Sì, Kinane, sì. Non la trovano da nessuna parte. Fisherman, Oh no. Ah, non l'hanno proprio trovata, dobbiamo andare noi. Hermione. L'hanno aggredita. Ah, bene. Fisherman, Harry Potter e la Camera dei Segreti. L'hanno trovata come Nick quasi senza testa, fuori dal bagno di Mirtilla, rigida come marmo. La Megrant mi ha detto che stavano facendo il possibile per ritrovare Ginny. Così sono andato in infermeria da Hermione. Stringevo tutto lui ha fatto, va bene. Una pagina strappata da un libro della biblioteca. Ecco di cosa si stava occupando prima di essere aggredita. PlayStation 2, Fisherman. PlayStation 2 soltanto, è un gioco del 2002. Sono serpenti giganteschi che vivono centinaia di anni. Sembra che siano in grado di uccidere una persona solo con lo sguardo. Meraviglioso. Nient'altro? Nient'altro, come se ti avesse detto poco. Cioè, ti sto dicendo tutto. E c'è un'altra cosa. Ragazzi, siamo tanto così da superare il mio record. Tubazioni. Abbiamo superato il record. Tubazioni. Raga, abbiamo superato il record delle 79k di like. Siamo a 80k, ma è incredibile. Siete incredibili, ragazzi. Complimentoni, veramente. Grazie, tutto merito vostro, ragazzi. Tutto merito vostro. Grazie tantissimo, ragazzi. Grazie veramente. Da qui in avanti, liberi di fare quello che volete. Non ve ne chiedo più. Se andiamo oltre, sono contenta, ma non ve ne chiedo più. Dobbiamo trovarla. Sì, ho capito tutte queste parole. I big like, Basilisco a spostarsi. Un serpente gigante. Sicuramente qualcuno l'avrebbe visto. Cioè, si stanno facendo loro due ragionamenti che... boh. Tubazioni. Tubazioni, Ron. A parte che tubature e non tubazioni. Che cosa significa tubazioni? L'ingresso alla camera dei segreti. Tubazioni. E se fosse in un bagno? Se fosse nel... nel bagno di Mirtilla Malcontento. Ma tutti sti film? Va bene. Adesso cosa facciamo? Il posto è pieno di prefetti che cercano Ginny. Vado avanti io, tu raggiungimi nel bagno di... Ma perché va avanti? Vieni con me! Vabbè, raga, io non so cosa sto guardando, guarda. Allora, sono indignata perché tutto è successo adesso, quindi stiamo andando a finire il gioco, diretti. Diretti verso la fine del gioco. Hector, sono contenta di riportarti i bei ricordi alla mente, sono anche i miei ricordi dell'infanzia questi qua. Dopo di questo, non oggi, però settimana prossima, martedì mattina, se oggi riusciamo a finire questo, inizieremo Harry Potter e il prigioniere di Azkaban. Dopodiché però basta Harry Potter perché lo riprenderemo direttamente e, quando esce Harry Potter Legacy. Gli altri, il quarto, quinto, sesto, badabi badabà, non li faccio. Perché Hogwarts hanno tubature così grandi da far passare un basilisco? Quanto cagano? È un grave, una grande domanda in effetti questa, Kali, è una grande, grande domanda. Un'ottima domanda. Harry Potter per PS2, Hobby. Harry Potter 2 per PS2. Siamo qua, secondo piano. Non era pieno di genti? Sono arrivata. Pieno di prefetti, ce n'era uno. Ce n'era uno di prefetto. Uno solo. Va bene lo stesso, non importa. Allora, siamo qua. Chassa Vassiet. E mo'? Bro. E 15? C'era uno specchio. Sì, sì, Hobby, molto bellino. Buonasera. Mirtilla, tutto a posto? Oh, sei tu, Harry. Oddio, Potter. Ma sei terribile. Che cosa vuoi questa volta? Chiederti come sei morta. Ah, così? Oh, è stato orribile. È successo proprio qui. Gianluca, grazie per il follow. Giulia, Harry Potter e la Camera dei Segreti per PlayStation 2. Stavo piangendo quando ho sentito qualcuno entrare. Era un ragazzo e iniziò a parlare un'altra lingua. Di niente, Giulia, di niente. Uscì per dirgli di andare nel bagno dei maschi e subito dopo sono morta. Ma in che modo?
Ricordo solo di aver visto due grandi occhi gialli. Esattamente, hai visto gli occhi. Pov, come sei morto? Da quella parte. Pov non è un Pov. Vicino ai lavandini. Lì c'è già Ron che guarda i lavandini. Qualcosa in serpentese. A caso, ma Angia, oh, grazie per il follow. Coraggio, Harry. E va bene. Apriti. In serpentese. E va bene, apriti. Va bene. Con che espressioni? Ascià. Ascià. Meraviglioso. Ma con legami. Certo, inizieremo con una minestra e un'insalatina leggera. E poi si vedrà. Non mi riferivo alla cena. A quella cosa. Grazie mille Gami per il raid. Benvenuto a lui e alle persone che si è portato dietro. Benvenuti, stiamo alla fine di Harry Potter e la Camera dei Segreti. È il finale, ragazzi, è il finale. PS2, l'hai visto ieri sera in TV? No, Danilo, per il semplice motivo che lo guardo dalle tipo dalle 5, 6, 7 volte l'anno tutta la saga. Non mi serve aspettare che lo facciano in TV, me lo sparo di continuo, lo so a memoria. Poi l'ho visto anche di recente. Voglio solo lui, si chiama Harry Potter Harry Potter e la Camera dei Segreti, la versione PS2. Buongiorno Mazza, buongiornissimo. Buongiorno a tutti, ragazzi. Allora, ci buttiamo veloci. Voglio solo lui, grazie mille per il follow. Ci buttiamo contro il combattimento finalissimo. Quando farei le prossime live? Allora, questa sera, ragazzi, finiamo Scorn, sì, si spera. Non si sveglierà. E poi lunedì prossimo, domani mattina, abbiamo... Sì, vabbè, voi fate le vostre cose, tanto la storia la conosciamo tutti. Domani mattina abbiamo Getting Over It. Settimana prossima, lunedì sera, non lo so, dobbiamo vedere. Però il prossimo Harry Potter, credo forse, non so in realtà se farlo di mattina. Però continuiamo settimana prossima, facciamo il terzo. Ha scritto nel diario, nel mio Fras, grazie mille per il follow. Mi sono alimentato delle sue paure più profonde che mi hanno reso sempre più forte. Così forte da cominciare a riversare un po' della mia anima nella sua. Cosa vuoi dire? Non Ginny proprio, però sì, Luciano, grazie per il follow. Ha scritto messaggi minacciosi sulle pareti e ha aizzato il serpente di serpe verde contro una live per poterlo vedere tutti insieme. No. Il problema è che non lo possiamo fare, Danilo. Ginny mi ha raccontato tutto. È illegale fare una roba del genere. L'unico modo per farlo sarebbe guardarlo tramite l'Amazon Party. Cioè, il party, quello di... Come si chiama? Il party che c'è su Amazon Prime che tu puoi fare su Twitch. Il Twitch party, ecco, non mi viene, caspita. Però soltanto le persone con Amazon Prime possono. È Brock che dà la voce a Tom Riddle. No, è Gish. Se Brock ha la voce di Gish, devo riguardarmi tutti i Pokémon. Buon pranzo, Gami. Un bacio, vai a riposare. Non credere che se ne sia andato via. A presto, Gami, grazie ancora per il raid. Una piccola lezione. Misuriamo i poteri di Lord Voldemort, erede di Salazar Serpeverde. Salazar. Il famoso Harry Potter. Ma com'è brutto, mio Dio, come l'hanno fatto proprio male. Va a 2 frame all'ora questo basilisco? Salve. Salve, Lisco! Ok, arriva già lei, meraviglioso. C'è la spadazza, c'è! Danilo, non possiamo riprodurre film sotto copyright di altre persone. Non si fa. Salazar, sì, Mazza, guarda, lascia stare. Prima hanno detto Godric Grifondoro, no Godric, Godric. Bro, mi scusi, vorrei la spatazza. Ma tutto quel chi spate, tutte chi spate? Madò! No, non è così. La faccia? Dov'è la faccia? Esce da qua? 85k, ragazzi, siete incredibili. Dov'è la faccia di quello? Esci! Perché non sto facendo niente, fa lui! Sì, ma se non esce io come lo uccido? Ragazzi, 85k, siete incredibili. Siamo anche in record pure di spect su Twitch persino. Bro, però così non può funzionare la situazione. Ginny sta morendo. Silente, ti ha abbandonato, Harry. Nebbero, nebbiaro. Nebbiaro, già. Ma io come lo trovo? Uccidilo. C'è una roba lì, cos'è? Ah, Ginny. Ecco cos'è. Bella! No! E come ti prendo? Ma l'ho preso? Bro? Che cosa succede? Che cosa succede? Ma c'ho gli effetti magici!
Danilo, sì, sono di Palermo. E nonostante tutto non sono riuscita, incredibile. Ah, ma è una magia. Ma scusami, ma io non ho capito. Uccidi la ragazza. Scusatemi, ma io non ho capito. Ma come dovevo capirla io questa cosa? Muori, Harry Potter. Mi piacerebbe, ma neanche quello siamo buoni a fare. Ho visto la facciuzza. La facciuzza. Gioiuzza, vieni qua. Vieni qua, Gioiuzza. Tutto a po'. Ma io gli... cioè, scusami, com'è sta situazione? Come funziona? Che devo fare? Regà, non riesco a capire. Oh, lì, devo stare lì. Non sto riuscendo, è difficilissimo. Regà, non capisco. Aia. Scusate, non ho capito. Harry Potter e la Camera dei Segreti si chiama. Ce l'ho con te adesso, bastardo. Non ce l'ho potuto fare. Ginny sta morendo. Ma raga, non riesco a. Perché giustamente mi dite dov'è il segno, ma io non riesco a prenderlo il segno. Cioè, non mi va. Lì, vai su, lì. Non è governabile, non sto capendo. Regà, Hakim è per PS2, costerà un botto ormai. Regà, non riesco. Non riesco, non va a segno. Malza, io non ti parlo più. Regà, non funziona. Non funziona. Muori, Harry Potter. Allora, la canzone è meravigliosa, però io vorrei capire come funziona. Vai su tu o devo farti andare su io? Eccolo. Aia, allora. Ce l'ho fatta a fargli del male, finalmente. Ah, devo pure riprendermi la spada. Ma che cazzo. Vabbè. Non riuscivo a centrarlo, ragazzi. Dov'è la spada? È lì. Aia, vabbè. Attenzione. Danilo, non dovresti scriverlo in chat, però, dove lavori. Non è una cosa sicura da fare. Allora, gli abbiamo fatto danno una volta. Sto per morire, ma... pazienza. Alzati. Dai! Uccidi il ragazzo! Io vado avanti guardinga in attesa che lui riesca. Sì, però Kim, il gioco in sé non so quanto ti viene a costare. Non so, forse tanto. Vado, che guarda che facciuzza che spawna lì. Salve! No, però me lo devi centrare, eh! Allora! Alzati! Alzati! Miralo! Ma Dio mio! No, dai, però, allora, è una cacca. Sono morta. 30 euro su Amazon, pensavo molto di più. E niente, ragazzi. Sono tornato. La gente comune in mezzo sangue saranno cancellati dalla faccia della terra. Io, Lord Voldemort, diventerò il padrone assoluto. Quindi c'è il bad ending? Cioè, su Harry Potter 2 c'è il bad ending? Incredibile! Cioè, non l'avrei mai detto! Che caso! Ordine in arrivo, 3 piatti di maiale con pancetta extra a parte. Lilusvert, aiuto, grazie mille per il follow. La bistecca scolpita a forma di trota anche per lei. Prego, si accomodi, si ordini qualcosa da mangiare, che a bere ci penso io. E Alessia, si chiama PCX qualcosa. Alessandro, grazie per il follow. Danilo, non ti preoccupare, vai, buon lavoro, mi raccomando, cerca di riposare. A presto.
Dario, grazie mille per il follow anche a te. Allora, voglio la spada. Allora, tu che mi fa ride che c'è il bad end. Deve farsi tutto il giro e poi torna da me. Di niente, di niente. Skyrim, grazie mille per il follow. Ho letto quello che hai scritto prima, però lol. Credo che ormai la cosa più cringe, tizio con dei simboli che non so leggere perché non mi spunta che cosa sono. Credo che sia più cringe dire che cringe, che le cose cringe. Così sono stata chiara. L'ho letto Skyrim, non scriverlo di nuovo. Allora, cerchiamo di prenderlo, mo. Aia, vialo. Preso, ok. Massimo, grazie per il follow. Giovanna, grazie per il follow anche a te. Allora, fermi, buoni tutti. Ginny sta morendo. Sì, lo so che Ginny sta morendo. Alla prossima, Alessia, alla prossima. Sì, però non vale che lui ci passa di sopra, scusami. Dammi la cosa. E poi, scusa, ma io non posso prendere vita di tanto in tanto? Combattimento così epico che... Sì, però stiamo calmi. La musica, che epicità, che epicità. Muori, Harry Potter. Aspetta, vai su, bro, vai su. Issati. Turnica. E vabbè, però. Sì, sì, la conoscevo. Uccidila. Allora, ce la facciamo? Ginny sta morendo. Perché a bere ci pensi tu, Francesco? Per il semplice fatto che così ne approfitto e bevo. Che mi fa bene bere. E bevo troppo poco e approfitto di questa cosa durante le live. E poi ci sta bene la cheat detta così. Prendilo! Prendilo, mio Dio! Fai partire questo attacco, ok? Ok. Ho perso di nuovo la spada, però. Dov'è, mo? È lì. La spada è lì. Devo andare a prenderla. Mio Dio. Ok, non l'ho presa. Ma sei un cretino. Vai su. No. Levati, attenzione che c'è il basilasco qua. Il basilisco, il basilibico. Piano. No, dai. Però dai, così non vale. Onda energetica, sì, praticamente. Ma io posso avere delle cure di tanti... Cioè, sto gioco senza cure, però, E qua se perdo, perdo. Cioè, se perdo non è che posso dire... Vabbè, lo ricomincio. Devo proprio rifare tutto il combattimento. Che palle! Beh? Eccolo! Bella! Bella! Bella due volte! Aia! Pialo! No, allora, miralo e pialo! Dai! Ok. Ok, la spada è qui. Ma dai! Francesco è la follia dell'imperatore. Allora, ragazzi, ho l'ultimo colpo mio. Cioè, se io muoio adesso, è finita. Cioè, se mi colpisce un'altra volta, è finitissima. Dov'è lui? Lui è lì. Ci provo, ma... So che non esci. Niente, se ne sta passando e basta. Puoi ancora aiutarlo, uccidilo. Dai, zitto, non dargli idee, non dargli. Dai, che mi manca l'ultimo colpo al basilischico. Uccidi il ragazzo. Al basilistrice. Dov'è il basilisco? Vieni fuori, Joe. Non sì. Eccolo. Muori, Harry Potter. Dai. Sì, però si fa i giri, lui. Dai, è l'ultimo colpo che gli manca. Gli manca l'ultimissimo colpo, dai. Non posso star ferma perché ho paura che caschino le robe dal soffitto. Tipo. Dov'è? Smetti di uccidere. Eccolo. Sbagliato. Vabbè, sì, però se non me lo... Ok, lui si alza. Io mi giro. Lo miro. No. Lo miro. Ho detto che lo miro. Lancialo. L'ho preso! Ok! Vivo per vedere l'ultimo colpo. Grande, Francesco. L'abbiamo ucciso. Lo abbiamo ucciso. Il basilibico è morto.
Ma ti pare? È caduto giusto con la zanna sul libro. C'aveva il libro in bocca, c'aveva. Ma dai, ma dai. Gigi! Che presa per il culo. Oh, Harry, volevo dirtelo. Sono stata io, Harry, ma ti giuro che non volevo. È stato Riddle. Riddle. Non ti preoccupare, Riddle è finito. Vieni. Cioè, io non ho parole. Ho visto cose terribili in questo gioco. Cose terribili accadono. Cose terribili accadono in questi giochi. Io non so, veramente. Sono leggermente senza parole. Plot twist, esatto. È un finale alternativo, ma davvero. E il nuovo Harry Potter, Davide, questo è in un 2D poligonale. Ti pare possibile che sia il nuovo Harry Potter? No, no, no. Questo qui è la Camera dei Segreti. Uscito nel 2002. Cose terribili accadono ad altrove. Cose terribili accadono ai portatori dell'anello, anche. Siamo a 86k, ragazzi. Nuovo record di like per le mie live. Incredibile. Andrea, no, che non è Hogwarts Legacy. È Harry Potter e la Camera dei Segreti del 2002. Per la PlayStation 2. The Mix, grazie mille per il follow. Come ti senti? Molto meglio, grazie. Meno male. Sono davvero delusa. Ma c'è Ginny là dentro che si agita tutta, guardala. Sam e Granite ha annullato gli esami di quest'anno. Non vedevo l'ora di iniziare a ripassare. Ma tu sei pazza! È come pazza! Come puoi vedere, Harry, Hermione è completamente guarita. C'è del sarcasmo e del giro di Missing. Ad ogni modo, lo sapevate che sta per essere assegnata la Coppa delle Case. Tanto perdiamo, ragazzi. Sarà nuovo, era quello col peggiore grafico del 2023, confermo. The Mix, grazie mille per la rosa. Vorrei proprio vedere la Annalisa, grazie mille per il follow. Per il secondo anno di fila. Beh, quando sei pronto, Harry, possiamo... Allora, teoricamente canon che noi vinciamo, ma io non so, eh. Se non hai abbastanza punti. Ho 330. Senti, lui diceva se non hai abbastanza punti, io me ne frego, gliela faccio vincere la Coppa delle Case, andiamo. Me ne frego. Andrea, grazie per il follow. Così. Vediamo se vince davvero lui o se c'è un plot twist finale. Tanto ormai questo è un altro gioco, non è la vera storia di Harry Potter e la Camera dei Segreti. Se vince sempre verde alla fine, ci sta. Secondo me un plot twist è così. Anch'io ce l'ho, The Mix. Vabbè, lo sto giocando, quindi è chiaro. Però sì, era anche la mia infanzia. Siamo giunti al termine. Però preferisco il primo titolo e il terzo. Ricco di avvenimenti qui a Hogwarts. Che faccia brutta, silente. E così, come riconoscimento per aver totalizzato il maggior numero di punti durante l'anno... Ecco, ha vinto Serpeverde. ...consegno la Coppa delle Case a Serpeverde. E pazienza, pazienza. Non ne ho idea, D-Boss, perché io li ho fisici. Pazienza, pazienza, non mi interessa. Per una volta vincono... Oh, se lo meritavano primo anno di vincere Serpeverde, perdonatemi. Solo per il plot twist finale questo infame ci ha fatto vincere a noi. Al secondo anno vincono quelli che se lo meritano. Scusami. Oh no. Scusami. Ginny! Oddio! È tornata con la sua voce. Harry raccontò loro ogni cosa. Per circa un quarto d'ora parlò, circondato da un silenzio assorto. Raccontò loro... Questa cosa dovrebbe succedere prima della Coppa delle Case, comunque. Di come alla fine Hermione avesse capito che si trattava della voce di un basilisco nelle tubazioni. Di come lui e Ron, ascoltando il consiglio di Hagrid, avessero seguito... Perché parla più veloce? Raccontò di Aragog, che gli aveva detto dove era morta l'ultima vittima del basilisco 5. Sta parlando a 0.25 più. Aveva indovinato che la vittima era Mirtilla Malcontenta e che l'ingresso alla camera del basilisco, la Camera dei Segreti, avrebbe potuto essere nel suo... Va bene, Maza, se devi andare, buon appetito, riposati, mi raccomando, prima del pomeriggio e ci vediamo presto. Il segreto... Un bacio grandissimo. Sta tutto nella lealtà e nell'amicizia. E nel coraggio, Harry. Non dimenticartelo. Ti prego, dai. Sì. Vero, Francesco, sei d'accordo con me? Ricordatevi che io sono di Serpeverde, se vince una volta sono contenta. Voldemort, allora nei panni del sedicenne Tom Riddle, avesse incantato il proprio diario e come quel diario si fosse impossessato di Ginny. Ok. Perché era stato proprio Lucius Malfoy a far sì che il diario... Che di questa Tom cosa Riddle non la dico, cioè la dice Harry, ma va bene. Per quanto riguarda Harry, beh, ancora una volta aveva dimostrato di essere il bambino... Io sono corvo, ci sta Mazza, ci sta, corvo nerissimo. E allora anche tu non dovresti volere che vince... È finito così! Così, debotto, senza senso, ci ritroviamo la schermata principale. Mo, io ho l'ansia, ma se clicco carica... Dove mi porta? A incendio mi porta, ma siamo scemi?
Ma siamo scemi che mi riporta lì? Cioè, io non finirò. Cioè, se mai nella vita mi avesse sfiorato così la possibilità di dire, vabbè, lo platino col cazzo. Col cazzo proprio, non succederà mai, non succederà mai. Io non riprendo a giocare da lì i giochi, quelli fatti bene. Sì. Buongiorno Was, GG per Harry, ma veramente Mr. Rod. Allora ragazzi, da Serpe Verde ho lasciato vincere Serpe Verde, perché mi seccava andarmene in giro per... No raga, diciamoci la verità, avrei soltanto dovuto rifare la partita contro Corvo Nero. Col cacchio che la rifacevo la partita contro Corvo Nero a Quidditch. Ve la giocate voi la partita di Quidditch, non io, non Ron, se voi. Harry Potter torna a Hogwarts, santo cielo, correrà un pericolo mortale. Santo il cielo santissimo. Adriano, grazie mille per il follow. Vabbè, ha vinto comunque lui bello tranquillo, a posto. A questo punto vi posso dire, ragazzi, che la settimana prossima iniziamo il terzo capitolo. Ma siamo in orario con le tempistiche. Datemi un attimo che controllo. Sì, siamo perfettamente in tempo. Col terzo capitolo, ti prego smettila. Col terzo capitolo iniziamo l'ultimo che dobbiamo giocare prima di Legacy. Dopodiché Legacy lo faremo al day one. E lo faremo anche al day two, day three, day four. E dopo questa potrei andarmene a far culo da sola. Ti prego, allora basta con questa, con la, mio dio. Come si fa qua a zittire la situa? Escilo. Escilo, ok. Mamma mia, non lo sopportavo già più. Loris, Nom, grazie mille per il follow. SK, grazie mille per il follow. Adriano, era Harry Potter come si chiama? La Camera dei Segreti. Era Legacy, non c'entra con gli altri. Lo so perfettamente, Farah. Però prima di iniziare a giocare un gioco ambientato nel mondo di Harry Potter, volevo un po' riportare l'atmosfera potteriana un po' sul canale. Quindi ci giochiamo i miei preferiti, che sono i primi tre, e poi giochiamo a, come si chiama, a Hogwarts Legacy. Lo so perfettamente che non c'entra niente. Nathan, grazie mille per il follow. Hogwarts Legacy ce lo spariamo come si deve, le, eh? Ma come si deve per davvero? Grazie mille, Farah, grazie mille. Comunque, con oggi, ragazzi, abbiamo concluso anche Harry Potter e la Camera dei Segreti, quindi prossima settimana iniziamo Il Prigioniero di Azkaban, che è, credo, in assoluto uno dei miei preferiti, anche perché giochiamo tutti e tre i personaggi, e quindi è meravigliosa come situazione. A questo punto, ragazzi, io vi dico, inizio a salutarvi da TikTok. Se volete rimanere in contatto con me e chiacchierare qualche altro momento, allora, Nabbo, Francesco, intanto diventerò una serpe verde, poi se buono o cattiva vedremo il gioco dove ci porta. Cercherò di giocarlo in maniera molto rilassata, non voglio organizzarmi le cose prima, voglio vedere come vanno avanti le cose. Sono mezza blind, cioè nel senso che non ho visto più, è da un po' che non vedo più nessun aggiornamento di Hogwarts Legacy, quindi sono molto molto blind sulle novità. Comunque, oltre a Harry, oltre a Harry Potter, Nabbo, io porto Minecraft, che dalla settimana prossima iniziamo la vanilla. Porto Getting Over It, che facciamo domani, di solito sabato mattina cercherò di portarlo. E stasera finiamo Scorn, nella speranza che finisca, perché se non finisca Scorn stasera, o se mi stresso troppo a giocare Scorn e non lo voglio finire, lo chiudiamo, lo droppiamo e non ne parliamo più. Che mi disturba quando le cose mi... Nabbo, lo giocavo Fortnite, lo giocavo una volta a settimana fino a dicembre. Mi è passato di voglia, ma veramente tanto, veramente tanto. Grazie Nabbo, collega nel senso che anche tu fai live. È un percorso difficile, non c'è chi è più bravo e chi meno, impegnati e vedi. Va bene Maria, ti ringrazio, grazie mille per essere passata, ci vediamo presto. Un bacio grandissimo. Ma tu da quant'è che fai live, Nabbo? Le fai solo TikTok, le fai anche su Twitch, com'è che è la situazione? Così, un paio di domande al volo che stavo per chiudere da TikTok. Ciao Giada! Non ho i tuoi spect, ma non pensare, i miei spect non sono sempre 40. Entrambi TikTok e Twitch. Allora ti invito, Nabbo, vieni su Twitch da me, che ti faccio uno shottino. Vieni su Twitch che ti faccio uno shottino. Allora, ragazzi, io a questo punto stacco da TikTok, come vi dico sempre. Chi volesse rimanere con me a chiacchierare qualche altro minuto, passate per favore su Twitch, perché lì mi dilungo, appunto, una decina di minuti in più in genere. Mi trovate al nome che c'è qua sotto, justfay_, e no, non aspetto i 90k senza avere un gioco da giocare, Gianluca, non ti preoccupare. Justfay con l'underscore, mi trovate così su Twitch. Vi aspetto direttamente di là, ragazzi, stacco da qua, vi ringrazio di tutto per aver anche aiutato questo canale a superare il record. Salvatore, grazie per il follow.
il record di... Ciao Jenny! Dicevo, il record di follow a una singola live l'abbiamo superato di 10k, quasi. Meraviglioso. Ragazzi, vi aspetto su Twitch. Ciao! L'avrò chiusa? Credo di sì. Allora, chiudiamo proprio tutto. Siamo qua, qua spostiamoci invece sul Just Chatting. Ah, mamma mia, ragazzi, sono quasi senza voce. Chi è? Gabriel Caputi 666, grazie mille per il follow. È una bistecca scolpita a forma di trota per lei. Prego, si accomodi, si ordini qualcosa da mangiare, che lei è pure all'ora di pranzo, che a bere ci penso io. Quanto bevo io, ragazzi, durante... Sentite, sapete che c'è? Chi è? Dente del giudizio NT, grazie mille per il follow. Formaggio piccante, un trionfo di fegato e cipolla e una bistecca scolpita a forma di trota. Ordinati qualcosa da mangiare, solita tiritera, che a bere ci penso io, ma vale il sorso che ho preso un secondo fa. Sono Nabbo, ciao Nabbo, è questo il è con questo che fai le live, Nabbo? Succede un altro account. Ah, va bene, allora poi in caso. Se torni più tardi o un altro giorno ti facciamo lo sciottino direttamente, va bene? Sto al lavoro e sto dal cielo. Ah, va bene, ci sta, ci sta. Non ti distrarre troppo dal lavoro. Ti distrarre troppo dal lavoro, mi raccomando. Allora, noi abbiamo un po' di tempo per noi adesso, dove possiamo un attimo cercare di organizzarci. Allora, fammi vedere un secondo. Bravissimo, bravissimo. Allora, vediamo un attimo. Dov'è il mio mouse? Che io lo perdo sempre. C'ho troppi schermi. Allora, io ho voluto per mesi avere 3 schermi. E ora ce li ho. Perdo il mouse di continuo. Me ne sto pentendo. Vi giuro, quasi non lo sopporto più. Allora, martedì. Sto facendo una piccola cosa. Va bene, Dente, vai pure, non ti preoccupare. Grazie mille per essere passato. Un bacio grandissimo. Allora, mercoledì, sto facendo un attimo un esempio, venerdì, ok, sabato, perfetto. Allora, dovevo cercare di capire, ragazzi, come organizzarci la schedule. È vero che ho detto che la facevo di settimana, però adesso che non devo giocare, non devo fare, non devo dire, infine alle live, possiamo anche discutercela. Magari giusto 2 secondini, al massimo me la discuto poi io per i fatti miei. Perché il punto qual è? Non voglio occupare le mattine, perché le mattine sono di Harry Potter e devono rimanere di Harry Potter. E questo è un problema. Questo è un problema. Come me la gestisco? Allora, il lunedì per adesso non abbiamo nulla. Martedì abbiamo doppia live. Le mattine devono rimanere Harry, concordo. Vedi, sì, è quello il problema. Quindi di sicuro la mattina... Allora, martedì mattina abbiamo Harry Potter. E quando non abbiamo Harry Potter di mattina, perché non vorrei che magari già settimana prossima o quella dopo magari finiamo in anticipo, sostituisco con un giochino veloce che finisce sul momento, così da non portarlo oltre, perché è vero che poi ci avanzano un paio di settimane, ma io voglio mantenerlo Harry Potter, così se quando esce Legacy ce l'abbiamo sul momento, tac, istantaneo, possiamo iniziare a giocarlo. Quindi la mattina sarà sempre Harry Potter. Esatto. Allora, a questo punto, fammi sistemare un attimo qua. Venerdì Harry Potter, sempre di mattina. Lo facciamo solo 2 volte a settimana Harry Potter, non credo che serva farlo 3 volte. Cioè non occupiamo anche il sabato per quanto mi riguarda, non mi sembra il caso. La mattina del sabato lasciamo Getting Over It. Mi sembra una buona idea. Allora, aspetta, facciamo così. E la live sarà sempre di mattina, Melissa, con Legacy. Facciamo la mattina del martedì e del venerdì. Allora, facciamo così. Ma io posso farvi vedere lo schermo di questa roba qua? Vediamo, aspetta, sono curiosa. No, triste. Volevo farvi vedere il memo, ma non ve lo posso fare vedere, mi dispiace. Allora, quindi ci rimane da gestirci tutto il resto. Sabato mattina lascerei Getting Over It per adesso, nella speranza di riuscire a concluderlo, oppure fintanto che non ci rompiamo le palle, molto semplicemente. Stasera finiamo e... come si chiama? Stasera finiamo Scorn, forse, altrimenti ci organizziamo.
Allora, mercoledì abbiamo Sea of Thieves, che non può essere cambiato. Ci gioco e sto in live con te. Va benissimo, Melissa, va benissimo. Quindi mercoledì pomeriggio ce l'abbiamo così. Giovedì sera abbiamo Strenon, che... Beh, it takes two. Rachel, ciao! Come va? Tutto bene? Quanto tempo? Vabbè, quanto tempo in realtà no, da un po'. Come stai? Come stai? Tutto a posto? Stavamo organizzando la schedule della settimana prossima. Giusto per capire un po' la situazione che ci avanzava. Io spero... Ma voi sapete più o meno, secondo voi, quanto durerebbe Harry Potter Legacy? È infinito? Sta a noi? Com'è la situa? Perché io c'ho il dubbio. È finibile? Perché se è finibile, a po'. Se non è finibile, abbiamo un problema. Devo ragionare. Sono presa la sessione di gennaio e febbraio. Io sto bene, Rachel, ti ringrazio. Tutto a posto, stavamo giusto sistemando una para di cose. Ha una trama, quindi è finibile. Ok, questo è positivo, perché per adesso significa che... con tutti i casini che abbiamo... non abbiamo tempo di fare horror. Perché non abbiamo proprio tempo nella schedule. Non ce n'è. Quindi stavo pensando... facciamo pausa dagli horror fin tanto che non finiamo Hogwarts Legacy... Nell'esatto momento in cui finiamo Hogwarts Legacy, spostiamo la creativa di Minecraft alla mattina e la pomeriggio due volte a settimana portiamo un horror. Potenzialmente sempre lo stesso, così non ci incasiniamo troppo. Che dite? Suona? Ci può stare? Perché secondo me è l'unica. Perché comunque di sicuro... No, infatti, per adesso facciamo pausa horror. Per quanto mi dispiaccia, perché ne ho comprati, tra l'altro. Ne ho comprati, ma li mettiamo da parte, per adesso. Perché non abbiamo molte alternative. Ho tante cose da fare, tante live, quindi... No, Rachel, sono terribili le unghie che ho in questo momento. Tu non le vedi bene, ma hanno un colore terribile. Non te lo faccio vedere bene, sono orribili. Ho sbagliato la tinta di oro ieri, quindi è andata proprio malissimo. Sono oro e nero, perché è il colore che io... Sono i due colori che io utilizzo da mesi, oro e nero. Però è proprio venuto male. Ho scelto l'oro sbagliato. È terribile, non voglio fartelo vedere, scusami. Quindi, l'unica cosa che adesso dobbiamo capire... Unghie tasso rosso, sì, esattamente. Sono veramente tasso rosso, in effetti. Dovrei farle verde argento... Allora, il 10 di febbraio io ho il prossimo appuntamento con l'estetista a rifarmi le unghie. Me le faccio fare oro e argento. Verde e argento. Così frego tutto e tutti. Peccato soltanto che la prima live di Legacy sarà fatta nel modo classico. Ma chi se ne frega, le faccio serpeverde le prossime unghie. E ci facciamo tutta la live... Le live successive ce le facciamo tutte a tema serpeverde. Volevo comprarmi il cravattino, ma non so se c'ho i soldi. Devo vedere, devo verificare. Allora, tornando 30 secondi seri, dobbiamo capire come organizzarci le live della vanilla e della creativa per la settimana prossima. Io direi di farle sfalsate. Lunedì e giovedì fare la survival. Così iniziamo la settimana boom con la survival. E la creativa la facciamo martedì e venerdì. Che dite? Secondo me ci può stare. Almeno avrebbe un senso a livello di... Cioè, li alterniamo quantomeno. Non sono sempre... Non è sempre la stessa cosa, non sono due e due. Gli orari ora te li dico. Allora, creativa. Non vedo come fare altrimenti. Non ci sono altri modi per fare. Allora, Goffredo, gli orari sono questi. Io faccio le live tutte le sere, tutti i pomeriggi, dalle 5 e mezza alle 8. Tutti i giorni, tranne sabato e domenica, tutti i giorni. Le mattine io faccio soltanto martedì, venerdì e sabato, dalle 10:30 alle 1:30 più o meno, a volte fino alle 2. Dopodiché c'è un'altra live in più, che è quella del giovedì sera, scusami, dove faccio la co-op ed è alle 9:30. E questi sono i miei orari. Comunque li trovi nelle informazioni del mio profilo, sono scritti. E basta, questi sono i miei orari qua. Ora, la cosa bella della mia vita è che adesso che abbiamo raggiunto
i 25 sub, anzi siamo addirittura a 27, siamo addirittura d'arrivo per i 30, abbiamo potuto passare a un'impostazione della, delle live del canale più Minecraft centrico, che è una cosa che per me è meravigliosa, perché non vedevo l'ora di fare una cosa del genere, vi giuro non vedevo l'ora, aspettavo solo questo. Sono molto contenta, quindi avremo tanto Minecraft e poi altre cose, ma prevalentemente avremo Minecraft. Questa impostazione attuale la manteniamo per qualche settimana, finito Hogwarts Legacy, la creativa la spostiamo la mattina, così pomeriggio posso tornare a fare l'altra cosa che adoro, e... che è appunto quello del portare gli horror. Allora, Rachel, sostanzialmente faremo... Ah, cos'è? Qual è il dubbio? Aspetta, perché a voi arriva in ritardo la live, quindi non so quando è che ti è arrivato il dubbio. Non so cosa ho detto. Sì, Cali, sì. Questa cosa andrà ovviamente sul gruppo di Telegram. E così è chiaro per tutti. Tanto vi sparo un Telegram così, per chi non è ancora nel gruppo vuole entrare, prego. E probabilmente adesso mi perdo 5 minuti, faccio uno schemino con la grafica e lo posto sul gruppo, così sanno tutti cosa faccio quando e non ci sono i dubbi. È un po' incasinato, però è così. Tanto potenzialmente sarà lo stesso per le prossime 2 settimane, quindi il problema non si pone. E ti spiego, Rachel, praticamente avevo fatto un obiettivo. Vedi, qua sopra siamo a 27 su 30. Avevo l'obiettivo che a 25 sub avremmo iniziato la survival di Minecraft. E le abbiamo raggiunte ieri, perché c'è stato un pazzo che ne ha regalate, quindi abbiamo raggiunto le 25 sub, addirittura superandole, e di conseguenza adesso posso aumentare le live che faccio a tema Minecraft. Prima facevo soltanto 2 live a settimana, che erano la creativa di Minecraft, dove costruivo e basta, robe così, perché c'avevo voglia. Adesso invece, a partire dalla prossima settimana, introduco 2 live in più, che sono in realtà sempre nello stesso elenco, dove faccio per 2 volte a settimana la survival. Perché me la chiedevano, la facciamo, non la facciamo, la stiamo facendo. La facciamo, alla fine la facciamo. Quindi ci sta tutto. La settimana prossima si inizia così. E intanto, questa sera cerchiamo di finire Scorn per concludere la programmazione vecchia della settimana, e domani mattina cerchiamo di vedere dove arriviamo con Getting Over It. Non vedo l'ora di vedere la vanilla. Lunedì, Melissa, lunedì sera. Dobbiamo trovare un nuovo posto, capire dove vogliamo andare, cosa vogliamo fare, cosa vogliamo costruire. Sarà meraviglioso. Sarà meraviglioso. Ci divertiremo un botto. E devo anche insistere molto di più con le creazioni della creativa, perché potenzialmente la creativa poi sarà la lobby del server. Quando e se riuscirò ad avere un server, perché non ho idea di come si creano... E i server con le mod, con le cose, le sistemate, non sono in grado, quindi poi devo gestire quella roba lì, così do qualcosa da giocare anche a voi. Sarebbe molto bello riuscire a farlo. Sono molto affamata, devo dire che sono molto affamata e un po' stanca. Ho urlato tanto oggi, scusate. Io mi rendo conto che ho sempre un tono di voce altissimo. Un po' mi dispiace e un po' no. Vabbè ragazzi, credo che a questo punto vi darò la buona giornata e vi dirò che ci vediamo direttamente questa sera, appunto, come dicevo, per le 5:30. Porto Scorn nella speranza di concluderlo. È stato tutto quel quidditch. Sì, il quidditch mi ha ucciso, Cadi. Mi ha ucciso. Se non ricordo male non c'è quidditch nel terzo, quindi sono contenta. Dovrebbe essere più manovrabile il volo. Anche perché nel terzo ci sono gli ippogrifi da far volare. Comunque ragazzi, io ringrazio tutti quanti per la compagnia, ringrazio tutto il botto di gente in più che è arrivata oggi, un sacco di nuovi follower, io vi adoro, di questo passo arriviamo a 500 come niente e io aspetto quello, mi raccomando, vi ringrazio di tutto ragazzi, e ci vediamo oggi pomeriggio direttamente alle 5:30 con Scorn. Sto cercando di rimandarlo da settimane, ma lo dobbiamo concludere, quindi ragazzi grazie di tutto, ci vediamo più tardi, ciao!